17 anni di orrori, 16 vittime e 3 condannati scomparsi insieme ai loro segreti, ma il caso del mostro di Firenze è tutt'altro che chiuso. Siamo sulle colline del Mugello. Alle mie spalle, a qualche chilometro, c'è Vicchio, un paesone di circa 8.000 abitanti, uno di quei posti tranquilli dove non succede mai niente. Il 29 luglio del 1984, cioè esattamente 37 anni fa, in questo viottolo che si infila dentro il bosco, entra una panda con a bordo due ragazzi. Lui si chiama Claudio Stefanacci e lei si chiama Pia Rontini. Lui ha 21 anni, lei 18, fa la barista. A guardare la loro fotografia sembrano davvero due ragazzini. La panda arriva qui e qui si ferma. Ci arriva tenendo il muso verso la strada. Qui ci sono le due croci che li ricordano, Claudio e Pia. Sono venuti fin qui per restare un po' da soli e per una mezz'ora rimangono dentro la panda convinti che nessuno li stia spiando, invece non è così. C'è sicuramente qualcuno dietro questi rovi, certamente una persona, un'ombra, e quest'ombra decide che è il momento giusto per aggredirli. Prima di tutto va dalla parte del posto di guida dove c'è seduto Claudio e gli spara 3 colpi, uno dei quali alla nuca, che è mortale. Poi si accanisce contro di lui, aprendo lo sportello, con un coltello da sub. Lo pugnala più volte al torace, al ventre, alle gambe. Pia è ancora viva, è terrorizzata. Quando l'ombra apre lo sportello, spara anche a lei. Sicuramente gli spara 3 colpi, uno dei quali sotto lo zigomo, ma Pia non muore subito. L'ombra la prende, la tira fuori dalla macchina e la trascina attraverso questo passaggio in mezzo ai rovi che conduce ad un campo. Qui la mette sdraiata per terra con le braccia aperte e fa quello per cui è venuto fin qui. Con il coltello le asporta prima il seno sinistro e poi il pube. Sono i feticci che lui raccoglie sempre ogni volta che compie un delitto e sono quelli che lo fanno arrivare al culmine della soddisfazione. L'ombra ha già colpito, prima di Claudio e di Pia, altre 12 volte, 6 coppie. Ha un soprannome che fa paura, soprattutto nelle notti di luna piena come questa, il mostro di Firenze. La notte di Firenze nella pandemia e col coprifuoco, una città spettrale, deserta, certamente molto diversa dalla normalità, dalla vita che normalmente riesce ad esprimere. Questa città in questo momento ha una grande fatica a dare la possibilità di far vedere i tesori che custodisce dentro questi magnifici palazzi, dentro i musei, è la città del Rinascimento. Quindi c'è qualcosa in questo momento che manca, non è soltanto la gente, ma è la possibilità di entrare in contatto con la grande cultura di Firenze. Siamo in Piazza degli Strozzi e se voi adesso guardate la facciata di Palazzo Strozzi vedrete questa installazione
che è stata realizzata da J.R., un famoso artista francese, e che vuole simbolicamente mostrare come sia impossibile in questo momento l'accesso alla cultura. È come una ferita sul palazzo. È un'installazione che cerca di mostrare come al di là del portone chiuso ci sia qualcosa di straordinario che purtroppo in questo momento non si può vedere. Ma c'è anche un'altra ferita in questa città che è stata rimossa, una ferita di cui non è facile parlare e che ha a che fare con il mostro di Firenze. Una storia che comincia, pensate, 53 anni fa, nel 1968, mezzo secolo, eppure è una storia tutt'altro che chiusa. Rimettere insieme tutti i segmenti delle varie indagini che si sono susseguite in questo mezzo secolo di storia del mostro di Firenze è praticamente impossibile. Immaginate centinaia di soffiate, migliaia di lettere anonime, sicuramente decine se non centinaia di sospetti, ogni volta con la certezza di essere arrivati quasi all'obiettivo e poi veder sfumare la pista dietro cui ci si era impegnati. L'ultima inchiesta è stata archiviata nel novembre del 2020. Al centro di questa indagine c'erano un ex soldato della Legione Straniera, un personaggio molto oscuro e discutibile che si chiama Giampiero Vigilanti, insieme a un medico, Francesco Caccamo. Sono stati scagionati. Ma il punto vero è che quando il magistrato ha chiuso, ha archiviato questa inchiesta, ha voluto precisare che questo non significa che l'indagine non possa essere riaperta, mentre parallelamente ce n'è un'altra di indagine che è ancora tuttora aperta, è quella per il depistaggio, anche se non ci sono degli indagati. Insomma, se vogliamo tirare le somme di questi due ultimi capitoli giudiziari, dobbiamo dire che persino i magistrati, anche se non possono affermarlo chiaramente, non credono del tutto al fatto che quei tre compagni di merende siano effettivamente il mostro di Firenze, ma che probabilmente loro siano stati dei manovali, degli esecutori al servizio di un livello superiore che non è mai stato indagato e naturalmente mai stato scoperto. E visto che abbiamo introdotto questo tema del livello superiore, che è un tema fondamentale in questa storia, mettiamo da parte per un attimo le ipotesi che furono fatte in base alle quali si sospettava che il mostro potesse essere un chirurgo abituato a maneggiare il bisturi piuttosto che un macellaio che sapeva come usare i coltelli. Vi racconto una storia e voi dovete stare bene attenti alle date e ai dettagli. È il 1990. Il mostro ha smesso di uccidere da 5 anni e i carabinieri fermano per strada un giovane che, guarda caso, è il figlio di Giampiero Vigilanti, l'ex legionario che è stato scagionato, che è uscito dall'inchiesta sul mostro di Firenze. Questo ragazzo ha con sé una pistola, una calibro 9, e non sa come spiegare la sua provenienza. La sua versione è incredibile, dice: l'ho avuta da un uomo dei servizi segreti militari che mi ha detto di portarla ad un altro agente dei servizi, ma non dice il nome né dell'uno né dell'altro. 1993, durante una perquisizione che viene fatta in un appartamento di via Sant'Agostino qui a Firenze, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione, viene scoperto un arsenale.
armi, munizioni e anche dei barattoli con il tappo bucato per infilarci una miccia, identici a quelli utilizzati nel periodo della strategia del terrore sui treni. Attenzione, perché questo appartamento di via Sant'Agostino per decenni è stato una sede coperta del SISMI, il Servizio Segreto Militare, e lì operava il capocentro, che era il colonnello Federico Mannucci Benincasa, coinvolto nei depistaggi per la strage di Ustica e la strage di Bologna, oltre che per altre vicende. Bene, in questo arsenale c'è anche una scatola con 25 proiettili Winchester Lotto-H, esattamente gli stessi usati dal mostro di Firenze per caricare la sua calibro 22, una pistola che non è mai stata trovata. Ma in quell'anno, nel 93, tutta l'attenzione è concentrata su Pacciani e i compagni di merende. Quindi questo ritrovamento passa sotto traccia, finché nel gennaio del 2021 un'inchiesta della Nazione di Firenze, il quotidiano di questa città, riporta a galla questo ritrovamento e finalmente questi proiettili vengono presi in carico dalla polizia scientifica, che adesso deve accertare se effettivamente fanno parte o non fanno parte delle munizioni utilizzate dal mostro di Firenze. Insomma, questa storia, che sembra una storia laterale e che forse non ha nulla a che fare col mostro di Firenze, invece indica qualcosa di preciso, e cioè che in questo paese, quando si cerca di arrivare al livello superiore di una strage, di un omicidio, di un delitto o addirittura di una serie di delitti come quelli del mostro di Firenze, ecco che tutto si mescola e diventa una specie di polverone dentro il quale è difficile distinguere la verità. D'altra parte, anche lo striscione sul balcone di Palazzo Vecchio ci dice qualcosa simbolicamente rispetto a questa mancanza di giustizia e di verità. Guardate: giustizia per Giulio Regeni, libertà per Patrick Zaki, qualcosa che non riusciamo ancora ad afferrare. Buonasera. È curioso, per non dire sorprendente, che questa orrenda storia di delitti seriali, unica nel suo genere, sia finita nel mazzo dei grandi misteri italiani, con un gruppetto di maniaci semianalfabeti condannati, con una serie incredibile di depistaggi, di errori giudiziari, ma soprattutto con il sospetto che non si sia mai voluti arrivare ad una verità più complessa per proteggere qualcuno. E infatti il racconto che faremo questa sera non sarà semplicemente una ricostruzione, che vedrete molto minuziosa, di tutto quello che è accaduto. Non sarà soltanto un ricordo, ma il tentativo di approfondire ciò che non è stato fatto e si poteva fare per identificare l'esistenza di questo livello superiore, che in poche parole che cosa significa? Significa che il mostro di Firenze, il vero mostro, non è mai stato identificato. Carlo Lucarelli, buonasera. Buonasera. Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, ti sei occupato a lungo di questa vicenda del mostro di Firenze e adesso io te la rimetto così, in qualche modo, sul tavolo, perché dopo tanti anni, e adesso siamo appena all'inizio della storia che raccontiamo questa sera, però già qualche elemento in più forse ce l'hai per poterci dire che idea ti sei fatto. Cioè, dopo tanti anni, cosa pensi del mostro di Firenze e di questa vicenda che obiettivamente non può considerarsi chiusa? Beh, intanto penso che sì, non è chiusa, perché in effetti ci sono ancora tantissimi dubbi, tantissimi punti interrogativi, dobbiamo chiederci perché certe cose non le abbiamo scoperte prima, perché le abbiamo scoperte dopo. Sono stati chiamati in causa tantissimi personaggi che appartengono a tantissime categorie,
alcune anche insomma particolarmente note in quelli che chiamiamo i misteri d'Italia. E tu lo sai meglio di me, quando una vicenda, anche se apparentemente di cronaca come questa, di morti ammazzati, di un serial killer insomma, e una vicenda quando si porta dietro tutta una serie di punti interrogativi, è quello che noi chiamiamo a torto o a ragione un mistero italiano. Io mi sono fatto l'idea che ci sia un altro livello, che penso che Pacciani, Vanni e Lotti siano i compagni di merende. Ci sono tantissimi indizi, tantissime prove, tantissime testimonianze a carico loro. Però che solo queste tre persone abbiano ammazzato così, perché gli girava in una maniera particolare, perché erano solo dei serial killer, tutta quella gente io non ci credo. Anch'io penso che ci possa essere un secondo livello, una setta esoterica, qualche cosa, che abbia in qualche maniera governato i compagni di merende e che abbia goduto magari di certe protezioni, o perlomeno sia stata così brava e così intelligente da stornare, da depistare anche le indagini. Insomma, forse è più giusto dire non il mostro di Firenze, ma i mostri di Firenze. Senti Carlo, in effetti così abbiamo detto, e secondo me abbiamo ragione, sul fatto che questa storia fa parte a pieno titolo dei grandi misteri italiani, perché se mettiamo insieme i vari filoni di inchiesta che hanno intersecato, diciamo, quello principale dell'indagine che poi portò all'arresto di Pacciani, Lotti, eccetera, beh, insomma, incrociamo i servizi segreti, incrociamo la massoneria e soprattutto dobbiamo tenere conto di quelli che si chiamano i cosiddetti danni collaterali, che ammontano addirittura ad almeno una dozzina di altri morti, oltre ai 16 che sono stati attribuiti al mostro di Firenze. E questo fa venire alla mente appunto le inchieste inquinate di Ustica, di Bologna, della strage di Piazza Fontana, cioè il livello dei veri mandanti, no? C'è qualcosa, cioè non è soltanto un problema di coprire un livello superiore, diciamo così, sociale, ma c'è qualcosa di più, ci sono delle mani anche forse istituzionali o paraistituzionali che sono entrate in questa storia. Beh, possono esserci tante cose, naturalmente, sono tutte indagini, sono tutte ipotesi. E è vero che ci sono un sacco di morti attorno alla storia dei compagni di merende. E ci sono persone che li conoscevano, ci sono prostitute che agivano in quella zona, ci sono altri personaggi. È vero che questa è una storia che si intreccia anche con un ambiente molto violento, come era quello della criminalità che si muoveva attorno a quei luoghi in quel periodo, no? Dalle parti di Firenze. Quindi è vero che certa gente può essere stata uccisa per tutt'altri motivi. Però anche è vero che questi misteri ci sono. C'è tanta gente che è morta in maniera strana. Anche qui assistiamo a quegli strani suicidi, appunto, che abbiamo visto a Ustica o in altre situazioni, in cui c'è qualcuno che si è impiccato toccando per terra, insomma. Non so cosa ci possa essere dietro, naturalmente, però viene da pensare male, e come diceva uno che se ne intendeva parecchio, a pensare male ci si azzecca quasi sempre. Senti, stai lì perché adesso cominciamo a raccontare la storia, perché se non c'entriamo dentro non possiamo estrapolare tutti quelli che sono i punti oscuri, e quindi cominciamo a vedere, certo, qual è stato il primo delitto attribuito al mostro di Firenze, che risale al 1968, cioè la bellezza di 53 anni fa. Ed è un delitto che, persino su quel delitto, ci sono molti dubbi rispetto al fatto che davvero sia stato il primo della serie dei delitti del mostro di Firenze. Restate con noi e guardate. Firenze, 1981. È un'epoca in cui ancora molte giovani coppie cercano l'intimità sul sedile posteriore delle auto, nascosti tra le fronde nelle dolci colline attorno alla città. Presto, alcuni di questi ragazzi troveranno una morte atroce per mano di assassini, la cui rete di fiancheggiatori non è mai stata del tutto svelata, grazie a coperture istituzionali, depistaggi e manipolazione dell'informazione. Ora, con foto e documentazione mai rivelata, ci si può avvicinare alla terribile verità. È la notte del 6 giugno, una notte di novilunio.
Per Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio, questa stradina di campagna vicino alla discoteca Anastasia, in località Mosciano di Scandicci, diventa un luogo di orrore e di morte. I loro corpi vengono rinvenuti il giorno dopo dalla polizia. Sono stati uccisi a colpi di pistola con proiettili calibro 22 con una H stampata sul fondo delle cartucce. Alla ragazza è stato asportato il pube. È una notizia da prima pagina e si cerca subito una soluzione rapida al delitto. Viene arrestato un noto guardone della zona che secondo gli inquirenti ne sa un po' troppo, ma una telefonata anonima alla moglie preannuncia che verrà presto scarcerato ed è quello che avviene. Quattro mesi dopo, il 22 ottobre dell'81, vengono trucidati Stefano Baldi e Susanna Cambi a Travalle di Calenzano. Anche lei viene mutilata. L'omicida lascia nel fango un'orma di scarpone numero 44. Un'altra notte di novilunio, il 19 giugno 1982, vede il primo errore del mostro. Paolo Mainardi e Antonella Migliorini amoreggiano in macchina vicino alla strada che porta a Baccagliano, a sud di San Casciano. Hanno appena finito e lui si è spostato al volante quando vede qualcosa che lo spaventa. Ingrana la retromarcia, ma attraversa la strada e finisce nel fossato dall'altra parte. L'omicida spara ai fanali e poi a Paolo e Antonella. La macchina però è esposta al traffico e il mostro non mutila la vittima. L'omicidio di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini è il terzo duplice omicidio del mostro. Ma ora qualcuno si ricorda di un altro fatto simile, di 8 anni prima, compiuto nel 1974. Un'altra coppia uccisa nel Mugello, fra Borgo San Lorenzo e Vicchio. Quella volta due ragazzi sono massacrati nella loro Fiat 127. Lui ferito con 5 proiettili calibro 22, lei finita a colpi di cacciavite e punteruolo. Alla ragazza non viene asportato il pube, ma le viene inserito nella vagina un tralcio di vite. Il suo corpo è martoriato da colpi di punteruolo, 90 volte nelle zone del pube e del seno sinistro. Un agricoltore trova i loro corpi il mattino seguente. Gli investigatori pensano che gli aggressori possano essere più di uno. Poi, incredibilmente, una lettera anonima spinge gli investigatori a collegare gli omicidi con un ulteriore delitto avvenuto nel lontano 1968. Miracolosamente, quanto rimasto dei proiettili è ancora attaccato al faldone. Situazione anomala in quanto dopo le sentenze le prove andrebbero distrutte, dato che il colpevole è stato trovato, giudicato e incarcerato. Gli esperti dichiarano che i proiettili sono stati sparati dalla stessa arma dei delitti dell'81 e dell'82. Un marito geloso, Stefano Mele, condannato per aver ucciso la moglie e il suo amante, all'epoca aveva tirato in ballo il pastore sardo Francesco Vinci e suo fratello Salvatore. Dopo il delitto dell'82, Francesco Vinci viene arrestato con l'accusa di essere il custode dell'arma del delitto. Si apre così la cosiddetta pista sarda, che mette sotto la lente una banda criminale che è anche coinvolta in sequestri di persona. I fratelli Vinci ne frequentano gli stessi ambienti, ma poi Francesco Vinci verrà scarcerato perché il 9 settembre del 1983 il mostro colpisce ancora e la pista sarda si rivela un buco nell'acqua.
turisti tedeschi Jens Uwe Rüsch e Horst Willenmeier parcheggiano il loro camper Volkswagen in un vigneto di fronte alla villa della Sfacciata a nord di San Casciano. Vengono ritrovati la sera dopo da un tedesco, Rolf Reinecke, che abita dietro la Sfacciata. Sono stati uccisi nel loro camper. Li hanno colpiti attraverso il finestrino posteriore mentre dormivano. Alcune riviste pornografiche per omosessuali vengono trovate sparse vicino al furgone. Il delitto fornisce un importante indizio. Il mostro deve essere alto almeno 1,80 m per consentire le traiettorie dei colpi che hanno ucciso i tedeschi. Se il mostro è una sola persona, non può essere Francesco Vinci, perché al momento del duplice omicidio si trova in prigione. Il sardo tornerà però a fare parte di questa storia come il tedesco Rolf Reinecke, ma intanto il terrore creato dal cosiddetto mostro comincia a condizionare la vita dei giovani della provincia di Firenze. Il clima che si respirava sicuramente era un clima sia in città che nelle campagne dove colpiva, un clima di paura. I giovani in quegli anni avevano preso abitudini differenti, quindi l'appartarsi in campagna rappresentava un pericolo. In città soprattutto, posso testimoniare in quanto abitavo a Firenze, c'erano delle vere organizzazioni per appartarsi e quindi il modo di vivere era cambiato, proprio perché si percepiva un pericolo generale. Watch out kids, you could be attacked. Attention jeunes gens, danger, risque d'aggression. An alle Pärchen, Vorsicht, Überfallgefahr. Occhio ragazzi, pericolo di aggressione. Malla notte no. Di notte, occhio ai posti isolati. Insomma, c'era persino lo spot che avvertiva i ragazzi di non appartarsi da soli in zone isolate, in mezzo ai boschi. E diciamo c'era una psicosi effettivamente che aveva intrappolato non soltanto Firenze ma tutta la provincia di Firenze. Carlo Lucarelli, allora, in un paese dove c'è l'abitudine, diciamo così, a far sparire i reperti nelle inchieste, guarda caso qua c'è invece un reperto, quei due bossoli del primo delitto che potevano essere distrutti e invece vengono clamorosamente trovati dentro al fascicolo. E da lì parte, diciamo, tutta quanta la catena che collega quel duplice omicidio agli altri omicidi che poi verranno commessi dopo. Già questa è una cosa piuttosto strana. Sì, è strano. Oddio, tante coincidenze ci possono essere, ci mancherebbe, però sì, è strana, fa pensare e certamente non è l'unica, non è l'unica stranezza no. Che c'è ovviamente in questo tipo di indagini, però sì, sicuramente fa pensare. Senti, un'altra cosa, allora, se mettiamo da parte il duplice delitto del 68, quando invece andiamo alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, i nostri investigatori sono diventati degli investigatori molto abili perché hanno avuto a che fare con il terrorismo, che è stata una scuola terribile, ma insomma una grande scuola che li ha fatti diventare un'eccellenza nel mondo. Insomma, ancora oggi, diciamo, chi ha fatto esperienza sul campo con il terrorismo è in grado di avere degli strumenti mentali e non solo in più rispetto agli investigatori degli altri paesi. Eppure, guarda caso, e adesso lo vedremo, in quasi tutti quanti i delitti vengono commesse degli errori clamorosi, vengono inquinate le scene del crimine, cioè viene fatto, abbiamo visto anche quell'impronta di Scarpone numero 44, ma adesso ci torneremo sopra, cioè vengono commessi, soprattutto visto che, diciamo, si sta parlando di ben 8 duplici omicidi e di questa psicosi, guarda caso ogni volta che gli investigatori arrivano sul posto combinano dei guai. Com'è possibile?
Beh, ci possono essere tante spiegazioni, ovviamente, e sono tutte molto misteriose. Però è vero che in quel periodo lì i nostri investigatori sono bravissimi nell'affrontare terrorismo e anche mafia. Però sono indagini di tipo diverso. È vero che in Italia, fino veramente alla metà degli anni 90, non c'è una cultura dell'assassino seriale. Da noi si dice certe cose, da noi non esistono, non succedono. Sì, certo, c'è il mostro di Firenze, ma è un caso a parte. E, succede un po' quello che succede anche nelle investigazioni in altri paesi, finché non si dotano di, come dire, archivi elettronici, di strumenti, no, che fanno in modo che le indagini possano essere confrontate e paragonate. Finché ognuno indaga per i fatti suoi, succede sempre un macello. È vero anche che non esiste una polizia scientifica di alto livello, perché si stanno creando le basi della polizia scientifica che poi conosceremo, non c'è il DNA, eccetera, eccetera. È vero anche che quella però è una zona piccola piccola, adesso non è che sono gli Stati Uniti dove Ted Bundy può scorazzare dalla Florida, no, fino alla California. È una zona molto piccola, in quella zona si compiono in effetti degli errori clamorosi. È soltanto nel 1985-84 che si crea la squadra antimostro. E quando arrivano gli investigatori che vogliono scoprire delle cose, insomma che sono in grado di scoprire delle cose, perché sono gli investigatori del Romanzo Giallo, Vincenzo Perugini e poi Michele Giuttari, che poi arrivano a... Esatto, Giuttari, che arriva a chiudere i processi su Pacciani, eccetera. Beh, quando arrivano quelli, le cose si fanno per bene, le cose si scoprono. È vero che per un sacco di tempo c'è stata una grande confusione, non si è parlato di assassino, di serial killer per un bel po', si sono fatti tanti errori, la stampa ha ripreso anche tanti errori che erano, come dire, delle banalità, l'impronta e tantissime altre cose, l'idea che fosse un assassino che probabilmente era un medico perché faceva dei tagli chirurgici, sono tutte, no, voci, cose che poi dopo si annullano l'una con l'altra e che per un sacco di tempo vengono tenute come delle cose importanti. Per cui allora, sì, come al solito nei misteri italiani ti chiedi hanno fatto male le indagini oppure c'è stato qualcosa che ha fatto in modo che le cose non funzionassero? Beh, qualcosa c'è stato e adesso lo scopriremo. La cosa incredibile è che in effetti la simbologia, il modo, la modalità con cui questo assassino seriale si comporta è una modalità molto difficile da far combaciare con quella dei tre compagni di merende, ma adesso ci arriviamo, perché addirittura la polizia italiana a un certo punto si rivolgerà all'FBI. Ma vediamo che cosa è successo soprattutto negli ultimi due delitti del mostro, i più feroci, perché è importante entrare nei dettagli per poi cercare di approfondirli. Quindi resta con noi perché vediamo un altro pezzettino di questa ricostruzione. Il 29 luglio 1984 Claudio Stefanacci e Pia Rontini vengono trucidati in questa radura presso Vicchio, nel Mugello, poco distante dal luogo del delitto del 1974. Vengono colpiti dai soliti proiettili calibro 22 e lei riesce a scappare per pochi metri prima di essere freddata e mutilata, questa volta con l'amputazione del seno sinistro oltre al pube. Emerge un nuovo indizio. La ragazza lavorava al bar della stazione di Vicchio, dove, secondo il barista, nei giorni precedenti un uomo con un grande anello al dito aveva osservato la giovane coppia. L'ultimo omicidio apre uno dei capitoli più complessi della vicenda. Il 6 settembre 1985 Nadine Murillo e Jean-Michel Kravishvili piantano la loro tenda qui, nella piazzola degli Scopeti, a nord di San Casciano. Sono arrivati dalla Riviera Ligure il 4. La sera di venerdì 6 si recano alla festa dell'unità di Cerbaia, vicino a San Casciano. Vengono aggrediti fra venerdì e domenica notte, probabilmente, dirà l'autopsia, durante delle effusioni amorose. Mentre lei è colpita a morte, Jean-Michel, atleta, scappa scalzo, ma viene colpito di nuovo e poi raggiunto dall'assassino e pugnalato a morte. Per la prima volta,
L'omicida nasconde il corpo ma senza trascinarlo e ritorna alla tenda per compiere la mutilazione del seno e del pube della donna. I cadaveri vengono trovati il 9 settembre da un fungaiolo. I tanti errori compiuti negli accertamenti scientifici sfalseranno l'indagine per anni a venire. Due ogive di proiettili finiti nel cuscino e nel piumino non vengono raccolte. Viene spostato il corpo della donna prima dell'arrivo della scientifica e sfuggono alla polizia un fazzoletto intriso di sangue e dei guanti da chirurgo che saranno al centro di furiose polemiche. Anche l'ora e persino il giorno della morte rimarranno controversi. La scena del crimine è contaminata e l'indagine compromessa. Questi sono i 16 omicidi ufficiali attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, ma ci sono altri misteriosi delitti collegati a quella storia. Per la prima volta in televisione parla Luciano Malatesta, oggi artigiano restauratore, un testimone diretto delle vicende del mostro che ha pagato un prezzo altissimo con la morte violenta del padre, degli zii e della sorella Milva, insieme al suo nipotino Mirko. Tutte queste morti della famiglia Malatesta sono rimaste senza perché. Milva, poverina, lei ha fatto una fine atroce, poveretta. C'è la pena di morte per gli errori che fai. Non lo posso sopportare, questo è il suo figlio, non lo posso sopportare, nessuno. Tutte persone giovani sono morte in maniera terribile, violenta. Qualcuno la verità la deve dire. Però è stato veramente fatto, messo in moto un meccanismo potente di mistificazione e di manipolazione. Sì, un meccanismo potente di mistificazione e manipolazione. Carlo Lucarelli, rimani lì, mi collego con l'avvocatessa Chiara Penna, buonasera. Buonasera, che è anche criminologa, che ha studiato a fondo il mostro, gli ha dedicato anche un libro e che si è concentrata, sì, si è concentrata molto sul profilo, sulla figura di questo mostro, così come emerge studiando le modalità con cui si è comportato e anche, diciamo, comparando queste modalità, se adesso poi lei sarà più precisa, con i comportamenti degli assassini seriali che, diciamo, si conoscono in tutto il mondo. Allora, io le faccio subito una domanda, prima di continuare il racconto. È possibile che questo assassino sia un assassino di gruppo? Cioè, che, voglio dire, è una cosa abbastanza curiosa, non si è mai sentito o quasi mai sentita che un serial killer sia in realtà moltiplicato 3, come vorrebbero farci credere e come vedremo. Esatto, allora io devo fare necessariamente una premessa. La vicenda del mostro di Firenze presta il fianco a tutte queste argomentazioni abbastanza affascinanti, suggestive, però io resto ferma a quelle che sono le evidenze scientifiche, a certo, quelli che sono i risultati che sono pervenuti attraverso gli atti processuali, e proprio perché non c'è una verità sostanziale, processuale, opponibile a tutti in maniera ferma, ancora la vicenda è aperta e io resto ferma saldamente all'idea che si tratti di un unico e solo serial killer che ha operato dal 1968 al 1985. Ora, tutti gli errori che ci sono stati, quindi sono, mi scusi, degli errori dovuti, quindi mi scusi, alle difficoltà, mi scusi, mi scusi, oggettive. La fermo un attimo. Quindi lei, sì, cioè, lei è convinta che quel primo delitto del 68 sia stato compiuto dalla stessa persona che poi ha compiuto gli altri? Sì, perché trovo molto difficile che ci sia stato, sì, il passaggio della pistola è ammissibile, ma trovo molto difficile che ci sia stato contestualmente il passaggio della pistola e delle munizioni. È come se fosse stato non solo trasmigrato un intero kit per uccidere, ma anche come se la pistola avesse un qualche potere metafisico che poi spingesse in qualche modo il secondo assassino ad agire nei confronti delle coppie. Attenzione, nei delitti si legge una escalation di violenza che è assolutamente compatibile con l'escalation di violenza che si registra in tutti i serial killer di natura last murder, e questo lo evidenzia non solo la consulenza tecnica che viene commissionata, attenzione, dalla SAM, che è la squadra antimostro, nel 1984 al professore De Fazio, stessa SAM guidata da Ruggero Perugini, che è specializzata nei delitti seriali. Ruggero Perugini ha studiato a Quantico e Ruggero Perugini è lo stesso che si
si rivolge alla telecamera parlando direttamente al serial killer, convinto che si trattasse di un assassino seriale. Stessa cosa dice l'FBI nel 1989, quindi sono gli stessi inquirenti che sono concentrati sull'assassino seriale. Stessa cosa scrive il professore Francesco Bruno nella sua consulenza, che viene scritta su commissione del SISDE. Quindi attenzione, niente di strano che i servizi si interessassero al mostro, perché è assolutamente normale che i servizi segreti indagassero contestualmente all'attività che stava svolgendo la procura, perché si trattava di un problema di sicurezza nazionale. Sì, certo. Quindi cioè, è però, assolutamente però, plausibile che si interessassero a questo. Avvocatessa, una cosa è interessarsi al mostro, altra è avere, ma questo lo deve decidere la polizia scientifica, altra è questo avere 25 pallottole di quel tipo che non sono mai, diciamo, state trovate con un lotto così consistente e non avvertire la magistratura se verrà confermato che quelle sono le stesse usate dal mostro. Esatto, bisogna vedere se sono dello stesso lotto, perché comunque i proiettili serie H Winchester sono abbastanza comuni. Il problema che rimane purtroppo è che non si è trovata la pistola, forse perché pare che da gennaio 2020 sia all'attenzione dell'autorità giudiziaria una beretta calibro 22 che è stata ritrovata e che magari potrebbe essere quella utilizzata dal mostro. Che quindi è stata, scusi, facendo un passo indietro alla domanda iniziale, mi scusi, che è stata trovata in un'area di parcheggio di un'autostrada. È quella, no? Arrugginita, gettata esatto. Via. Sì, sì, senta, sì, sì, però, siccome adesso io la voglio far entrare nella parte più diciamo sì, così, affascinante di questa storia, che ha a che fare con la ricostruzione del profilo di questo mostro. Cioè, che persona è, che cosa c'ha in testa, perché uccide in quel modo, con quella modalità. Ma prima di arrivarci dobbiamo fare un altro pezzettino di strada nel racconto di quello che è successo. Quindi rimanga lì insieme a Carlo Lucarelli. Nei giorni successivi al ritrovamento dei corpi di Nadine Morio e Jean-Michel Kravishvili, il mostro sfida gli inquirenti. Invia un lembo del seno sinistro di Nadine a Silvia Della Monica, un sostituto procuratore che ha indagato sui primi omicidi, ma ora non fa più parte del pool. La busta viene inviata da San Piero a Sieve. Successivamente arrivano tre lettere alla procura di Firenze indirizzate ai giudici Vigna, Canessa e Florì. All'interno delle buste un guanto chirurgico con dentro un proiettile calibro 22 serie H. Viene rinvenuto davanti all'ospedale di Ponte Niccheri a Bagno a Ripoli, un proiettile calibro 22 simile a quelli usati negli omicidi. Poi all'improvviso gli omicidi del mostro cessano, ma non per questo il caso è chiuso. Uno degli investigatori che ha dedicato anni a cercare di fare luce nel buio è Michele Giuttari, pluridecorato commissario antimafia che dal 1995 riprende in mano l'enorme documentazione raccolta negli anni. Su volontà del procuratore Vigna sono stato trasferito alla squadra mobile di Firenze, che ho diretto per circa 8 anni, interessandomi in particolare la vicenda del mostro di Firenze. Una vicenda che mi ha consentito di fare una esperienza nuova su una serie di duplici omicidi sui quali non avevo mai avuto modo di indagare in precedenza, che mi ha consentito di dare una svolta a questa storia. I carabinieri raccolgono migliaia di pagine di informazioni e creano una lista di 250 persone sospette. Due di queste persone vengono perquisite a una settimana dal delitto degli Scopeti, quello del 1985. Al numero 31 c'è Pietro Pacciani, residente a Mercatale, violento, maniaco del sesso, che di lì a poco, nell'87, sarà incarcerato per aver ripetutamente violentato le figlie. Noto come il Vampa, è originario di Vicchio, luogo del penultimo delitto. Gli omicidi del mostro hanno delle differenze clamorose dal personaggio che era Pacciani. Se noi andiamo ad analizzare come il mostro o come il mostro si poneva verso le vittime, era un porsi in maniera totalmente distaccata. Cioè non c'era un'attività
né mentale né fisica a livello sessuale nei confronti delle vittime. Pacciani invece era il cosiddetto, era chiamato il vampa, perché si infuocava, si diventava rosso, aveva una malattia verso il sesso, era fissato, avrebbe violentato, avrebbe toccato, avrebbe approfittato della situazione, magari prima di uccidere. Un secondo nativo di Vicchio e ora residente a Prato è il 38esimo della lista, l'ex legionario Giampiero Vigilanti. Viene perquisito 8 giorni dopo il delitto dell'85 e questa perquisizione viene eseguita dai carabinieri. Questo documento, custodito dalla SISDE, il servizio segreto interno, viene scoperto soltanto nel 2018. L'informativa elenca i precedenti penali di Vigilanti. Da giovane cercava sesso nei bagni maschili, è stato incarcerato per atti osceni omosessuali, ha ucciso 2 arabi a Marsiglia. Dopo i suoi anni nella legione straniera e secondo questo documento, tornato in Italia, ha fatto prostituire la moglie. Vigilanti sarebbe stato anche coinvolto in un omicidio compiuto dall'amico Pietro Pacciani nel 1951. Inoltre tiene in casa sua e di sua madre a Vicchio ritagli di giornali sui delitti del mostro, compreso questo del delitto del 74. Giampiero Vigilanti, stando a quanto gli contesta la procura, avrebbe avuto un ruolo attivo nei delitti. È proprietario di una macchina rossa che viene vista immediatamente dopo almeno l'ultimo delitto, e sospettato perché è una persona avvezza all'utilizzo delle armi, una persona violenta, è una persona che comunque ha fatto parte per anni della legione straniera e soprattutto è una persona che è nata e cresciuta a Vicchio. Nella lista dei sospettati al numero 181 figura anche un altro nome che occuperà pagine e pagine di cronaca nera. Francesco Narducci, gastroenterologo e ginecologo perugino, brillante medico e presunto massone. Muore apparentemente annegato nel lago Trasimeno, esattamente un mese dopo l'ultimo omicidio del mostro. Quella di Narducci è una morte molto anomala che sembra nascondere una spaventosa realtà. C'è una documentazione della squadra mobile della Questura di Perugia da cui risulta che l'ispettore, un ispettore della squadra mobile, il più importante degli ispettori della squadra mobile di Perugia, fece indagini sul delitto degli scopeti e sui delitti del mostro di Firenze e sulla figura di Narducci nei giorni immediatamente successivi al delitto degli scopeti, senza averne, noi abbiamo fatto accertamenti, non c'era nessuna delega di indagini da parte della Procura di Firenze. I nomi di Pacciani, Narducci e Vigilanti segneranno i 40 anni di indagini, senza però che alcuna di queste piste porti ad una soluzione definitiva del caso. Nell'agosto 1989 gli inquirenti ricevono i risultati di un'analisi dell'FBI richiesta dal Ministero dell'Interno. L'FBI impiega le tecniche più sofisticate di analisi degli omicidi seriali, usando l'informatica per trovare somiglianze tra diversi delitti, analizzando le menti, i moventi e i metodi degli assassini. L'analisi conclude che il mostro di Firenze è un maschio italiano, a suo agio sul terreno degli omicidi e agisce da solo. Può avere un'esperienza militare, dimostra un certo sadismo nonché odio verso le donne, soffre di disfunzione sessuale, non violenta mai la vittima femminile e uccide l'uomo solo per eliminare una fonte di interferenza con il suo rito. Nell'89, 88-89 avevano dato il loro responso, questi esperti dell'FBI, dicendo sì, può essere un serial killer solitario che vive nella zona, quindi un assassino unico. Un'ipotesi poi che è stata sposata in Italia da chi portava avanti l'idea del serial killer solitario. Tralasciando però di dire che la loro visione era stata soltanto parziale e che nell'elaborato, molto correttamente, avevano detto
Noi esprimiamo questo giudizio in base alla nostra esperienza che abbiamo dai casi negli Stati Uniti, ma il nostro giudizio potrebbe cambiare se dovessimo venire a conoscenza di altri fatti. Quindi invitava l'Italia a dare altre ulteriori novità. I profilers dell'FBI descrivono le armi del delitto, il coltello e la pistola, come attrezzatura rituale conservata religiosamente come i feticci. Per l'FBI l'omicida gode della propria fama, ritaglia articoli di giornale che descrivono i suoi delitti e si diverte a sfidare gli inquirenti. Intraprendono un'analisi dei cluster creando una mappatura dei luoghi significativi, fra cui notano il luogo di ritrovamento di un proiettile simile a quelli usati negli omicidi nel parcheggio dell'ospedale di Ponte Niccheri a Bagno a Ripoli, a sud di Firenze. Le indagini successive sembrano ignorare completamente quanto trovato dall'FBI, ma un'analisi attenta di quel materiale si rivelerà utile più avanti. Avvocatessa, io adesso le chiedo di non essere più Chiara Penna, ma di diventare la detective Clarice Starling, sì, del Silenzio degli Innocenti. E lei mi deve dire esattamente che ritratto ha questo mostro, che uomo è, che persona è, che cosa ha nella testa, perché uccide in quel modo. Dunque, è un uomo apparentemente normale, apparentemente integrato, di cultura medio-alta, che agisce sostanzialmente per impedire alle vittime di avere un rapporto sessuale, tant'è che l'unica volta nella quale non porta via con sé i feticci, tralasciando il caso in cui probabilmente per errore uccide due ragazzi, è il caso in cui sbaglia completamente anche luogo e momento, stranamente, ed è il caso in cui i due ragazzi hanno già avuto un rapporto sessuale, quindi mi riferisco ovviamente al caso Migliorini-Mainardi, sul quale ci sono ancora delle discussioni in merito al ritrovamento dei ragazzi stessi, alla posizione dei ragazzi stessi, perché la ricostruzione ufficiale è quella che abbiamo visto prima nel servizio. Un'altra ricostruzione vuole addirittura che il mostro si sia messo alla guida dell'autovettura per spostare l'autovettura e non sia riuscito a portare a termine l'azione perché disturbato e quindi sia uscito dall'autovettura e abbia sparato successivamente i fari perché l'autovettura è rimasta incastrata. Questo perché ci sono delle discordanze rispetto alle testimonianze dell'autista dell'ambulanza che è arrivato sul posto, sì, e di chi prima era arrivato per chiamare i soccorritori. Quindi è un soggetto che ha difficoltà ovviamente ad interagire con la figura femminile nella realtà, quindi non è in grado di avere dei rapporti normali con la figura femminile, di conseguenza arriva sulla scena, neutralizza la vittima maschile e la sua attenzione si focalizza esclusivamente sulla vittima femminile che viene portata fuori dall'abitacolo. L'unica volta in cui la vittima maschile si allontana autonomamente è il caso appunto dei francesi, e quindi si trova lontano per questo e la vittima femminile rimane nel luogo in cui viene uccisa, oppure nel caso Cambibaldi in cui il ragazzo probabilmente scappa dall'autovettura e si trova fuori, quindi concentra la sua attenzione sulla vittima femminile dal primo momento, dal primo delitto, perché non è vero che non interagisce anche con Barbara Locci, perché la ricompone e probabilmente porta via la catenina, rovista in tutte le borsette di tutte le ragazze, dopodiché inizia questa, come dicevo prima, escalation nella sua attività, quindi asporta nell'81 il pub alle due ragazze in una modalità uguale, perché i dati medico-legali parlano nel caso Cambi di una modalità più estesa e meno lineare rispetto al caso della Denuccio, però bisogna contestualizzare anche le modalità attraverso le quali avviene il delitto e soprattutto l'abbigliamento delle due ragazze, che era diverso. L'arma è la stessa, quindi è lo stesso coltello, probabilmente un coltello da sub. Dopodiché abbiamo gli altri due delitti in cui commette questi errori. Nel caso del 74 che cosa fa? Non uccide con la pistola la ragazza, la ferisce, in realtà la uccide successivamente con l'arma da taglio e agisce con 96
coltellate, ma attenzione, non sono 96 pugnalate mortali. Le pugnalate mortali sono inferiori perché si concentra ed indugia sulla zona pubica e sulla zona erogena del seno sinistro. La fermo un attimo. Che poi asporterà dall'84. Sì. La fermo un attimo. Perché per quanto terribile insomma, da raccontare, vorrei che mi cercasse di spiegare due cose. La prima, che senso hanno questi feticci che lui porta via? E la seconda, che mi pare di poter dire che è tipica dei serial killer, a un certo punto lui lancia in prima persona una sfida a chi sta indagando su di lui. Sì. La lancia ed è tipico dei serial killer, da una parte la sfida e dall'altra in qualche modo è un richiamo ad essere fermato, no? È un po' sempre, diciamo, contraddittorio il messaggio che viene mandato. Allora, per quanto riguarda i feticci è molto frequente, perché portare con sé il feticcio, che ribadisco nel primo caso è una catenina, poi qualche oggetto personale, poi arriva purtroppo ad asportare dei pezzi delle vittime, significa non solo portare con sé qualcosa della vittima e quindi in alcuni casi purtroppo praticare successivamente anche atti di cannibalismo per far propria nel vero senso della parola la vittima, ma quando lo fa? Quando in un determinato momento sopraggiunge in lui di nuovo il desiderio di uccidere, perché noi dobbiamo pensare al serial killer come un dipendente da questa azione che non può vivere senza, c'è un periodo di latenza in cui si placa, dopodiché ha bisogno nuovamente di uccidere. Certo. E a volte quando sente questo bisogno rivive quella sensazione attraverso questi fetici La fermo un attimo perché è estremamente interessante, però io devo mandare la pubblicità, rimanga lì anche Carlo Lucarelli, okay. Grazie. Avvocatessa Chiara Penna, lei ha fatto un ritratto di questo mostro che corrisponde a chiunque meno che alle tre persone che poi finiscono sotto processo, che sono dei contadini semianalfabeti, che certamente non hanno, diciamo, questa testa malata, ma in qualche modo raffinata per potersi comportare come lei diceva, cioè per seguire quel rituale durante gli omicidi. E come mai c'è questa contraddizione tra quello che dice l'FBI, quello che dice oggi lei, e poi invece le indagini che vanno a finire su questi tre personaggi che li possiamo considerare degli esecutori o dei possibili esecutori che lavoravano per qualcuno? Sì, allora, è andata praticamente in questo modo, a mio avviso, e lo dico sia da criminologa sia da avvocato penalista che ogni giorno quotidianamente vive le aule di tribunale e conosce anche un po' come si sviluppano determinati procedimenti anche investigativi. La pista dei compagni di merende compare quando fallisce totalmente il teorema Pacciani, perché dopo l'assoluzione, o meglio, dopo la condanna in primo grado di Pietro Pacciani, che già faceva presagire la possibilità che questa sentenza venisse sostanzialmente demolita in appello, cosa che è avvenuta, i giudici invitavano ad indagare sulla possibilità che ci fossero degli aiutanti, perché si resero subito conto che Pacciani non poteva essere il mostro da solo, non solo perché era stato individuato secondo una modalità totalmente priva di fondamento scientifico, e cioè la individuazione di tutti quei soggetti che erano stati in carcere dopo il 1985, che quindi non potevano più agire, da questo screening veniva fuori Pacciani, da questo gruppo veniva fuori Pacciani nuovamente quando si toglievano tutti coloro i quali erano stati arrestati per crimini sessuali, e da questo gruppo veniva ulteriormente eliminato venivano eliminati tutti coloro i quali avevano avuto la libertà di muoversi nei momenti in cui il mostro ha agito, e soprattutto che erano stati attenzionati dall'autorità giudiziaria. E Pietro Pacciani era stato attenzionato nel 1989 ed era stato perquisito con esito assolutamente negativo, perché era stato segnalato da una lettera anonima, da una di quelle centinaia di
di lettere anonime che erano pervenute all'autorità giudiziaria. Quindi che cosa accade? Quando comincia a cadere questo teorema Pacciani, allora si comincia ad indagare sui possibili aiutanti. Pacciani viene assolto in appello, viene scagionato completamente con una sentenza che, ribadisco, demolisce l'impianto accusatorio. Ora, certamente c'è un ricorso in Cassazione che viene formulato semplicemente perché il procuratore generale aveva richiesto che venissero sentiti quattro testi, Alfa, Beta, Gamma e Delta, che altri non erano che Lotti, Galli, Laghiribelli e Pucci, che avrebbero detto quello che poi siamo venuti chiaramente a sapere con il processo ai compagni di merenda. Quindi a mio avviso niente che avrebbe mai scalfito la ricostruzione così come era stata effettuata, nel senso della completa estraneità dei fatti di Pacciani. Però purtroppo Pacciani muore prima che venga celebrato, certo, il processo d'appello bis. Ho una domanda da farle. Si sfalda anche... Sì, sì. Ho una domanda da farle che non è indifferente. Perché secondo lei nell'85 il mostro smette di colpire? Dunque, non è neanche sicuro che il mostro smetta di colpire fino nel 1985, perché ci sono i delitti a cui facevate riferimento prima. Adesso vedremo tutto, quindi certo. Mi riferisco a Francesco sì. Vinci, amico, così come la Malatesta. Sì. Esatto, è possibile che il mostro abbia agito anche nei loro confronti, non solo, perché non è assolutamente inusuale che il last murder cambi strategia nel momento in cui si sente in qualche modo braccato, soprattutto se si considera la possibilità plausibile che il mostro fosse un soggetto vicino alle indagini, nel senso che avesse una qualche via preferenziale rispetto a quello che accadeva in procura. E mi ricollego anche a quella domanda che era stata fatta precedentemente in relazione ai messaggi che vengono inviati. Sì. Una cosa importante, il messaggio che certamente è stato inviato dal mostro, perché sono stati tanti, è quello inviato alla dottoressa Silvia Della Monica, quello è certamente del mostro e non a caso è inviato all'unica donna che si è occupata delle indagini ed ha una duplice valenza, una che si ricollega a quello di cui parlavamo prima, quindi al suo rapporto con la donna, al suo rapporto ambivalente con la donna, due per il fatto che la dottoressa Silvia Della Monica non curava più le indagini, a mio avviso era quella che si era anche avvicinata di più e viene spedita, e quindi è come se la richiamasse ad occuparsi delle indagini, paradossalmente, e viene spedita dal luogo in cui la dottoressa Silvia Della Monica aveva una casa in quel periodo in vacanza, e quindi doppio messaggio, sapeva dove la dottoressa viveva. Certo. Durante grazie. L'estate, cosa non da poco. La fermo, grazie avvocatessa. Vorrei tornare da Carlo Lucarelli prima di andare avanti con la nostra ricostruzione. Carlo, insomma, questo mostro è un personaggio nel suo essere, diciamo, maligno, nel suo essere un assassino, è un personaggio che ha, come dicevo prima, una sua capacità anche raffinata di muoversi e di avere a che fare con i simboli, no? Che poi mette in campo ogni volta che uccide, e addirittura, come diceva adesso l'avvocatessa, riesce a trovare il modo di comunicare con l'unica donna che fa le indagini. Insomma, siamo completamente, almeno dal mio punto di vista, completamente fuori da quello che è il perimetro dell'inchiesta di quel momento, cioè Pacciani e i compagni di merenda. Beh, è un livello, sì, siamo fuori, nel senso che potremmo anche essere fuori perché siamo ad un livello successivo. L'inchiesta in quel momento è difficile che arrivi, no, ad altri punti. Io penso Scusa, ti interrompo un istante per aggiungere un piccolo particolare su cui vorrei sentirti. Cioè l'avvocatessa ha detto una cosa che in realtà era una voce che circolava molto insistentemente nel periodo delle indagini sul mostro, ovvero che questa persona fosse direttamente a conoscenza delle indagini o addirittura parte stessa delle indagini, cioè che questo livello superiore fosse da cercare, diciamo, all'interno, nella cerchia delle persone che stavano indagando, poliziotti, carabinieri, magistrati, cioè qualcuno che era così, diciamo, informato e capace anche di muoversi senza correre rischi. Sì,
Questo non vuol dire ovviamente che il mostro di Firenze sia un poliziotto, un magistrato o qualcosa di questo genere. Certo no. Però secondo me sono, come dire, viaggiamo sul campo delle ipotesi, però c'è un sistema di ipotesi che non esclude tante cose. Se abbiamo un mostro di Firenze che è quel personaggio che viene descritto dalle perizie, cioè una persona colta, intelligente, ovviamente raffinata, con tutte le problematiche che abbiamo detto, e poi se ipotizziamo un altro livello, che è quello magari di una cerchia, di una setta esoterica, che in qualche maniera dipende da lui e si muove accanto a lui, e poi di un altro livello che è quello dei famigli, dei manovali, di Pacciani e degli altri, e allora ecco che forse le cose stanno anche insieme in questo modo. Abbiamo una persona potente che conosce, che sa fare e che sa muovere, no, le cose, sa coprire e che fa delle richieste a dei personaggi che sono i manovali della cosa. Io non dimenticherei questo. Quando hai fatto l'elenco delle persone, delle morti collaterali di questa storia, che c'è adesso anche vedremo. Pacciani, che a un certo punto non viene più processato perché muore, e anche la sua è una morte abbastanza misteriosa. Certo. Allora, andiamo avanti con questo racconto che comincia, diciamo, a espandersi, perché a un certo punto apriremo dei capitoli incredibili come quello di Narducci, del medico, con questo scambio, diciamo, che viene fatto di cadaveri all'ombra della massoneria, ma non soltanto. Ma adesso cominciamo a entrare nel capitolo Pacciani e anche nella confusione che viene fatta sui proiettili usati per uccidere le vittime. E vediamo quest'altro pezzo di racconto perché aggiunge ancora degli altri particolari oscuri. 7 anni dopo l'ultimo omicidio, Pietro Pacciani è già in prigione per abusi sulle figlie. Una vecchia lettera anonima di denuncia fa scattare nuove indagini e perquisizioni. Nel 1992, il miracoloso e poi molto discusso ritrovamento di un proiettile calibro 22 inesploso in un traliccio di sostegno di una vite nel suo giardino rimette Pacciani sotto la lente delle investigazioni. Inizia il primo grande filone di indagine, che però andrà molto oltre le aspettative. 3 anni dopo inizia il processo spettacolare contro Pietro Pacciani. Serena Sgherri era una giovane giornalista che seguiva le orme di suo padre nel raccontare il mostro di Firenze. Quando c'era appunto il processo, la mattina presto, già in corte d'assise, la gente si accalcava per andare a vedere questo presunto mostro. Tutti i testimoni che sono sfilati sono state persone che hanno descritto una realtà anche piuttosto brutta. Nonostante il processo avesse dei momenti comici, perché erano anche simpatici le persone che testimoniavano, anche se poi naturalmente c'erano testimonianze molto crude, molto tristi. Quando vennero sentite le figlie di Pacciani, è stato un momento molto toccante, dove queste figlie, insomma, facevano realmente pena. Nel corso del processo di primo grado vengono presentati numerosi testimoni, lettere anonime e alcuni oggetti trovati a casa di Pacciani, fra cui il proiettile inesploso, un quaderno di marca Skizzenbrunnen che poteva appartenere ai ragazzi tedeschi, un portasapone da campeggio, immagini pornografiche e sataniche. Pacciani è difeso dagli avvocati Rosario Bevacqua e Pietro Fioravanti. Il figlio dell'avvocato Fioravanti, Alessio, all'epoca era un ragazzo e ha conosciuto l'imputato. Mi ricordo soprattutto un piccolo evento carino, e no, si può dire, perché appena arrivai lì mi chiese se volevo dei biscotti. Io ero intimorito dalla situazione e rifiutai avendo paura di qualcosa. In realtà la figura di Pacciani anche per mio padre era molto particolare, perché era il maniaco sessuale delle figlie, era un mostro da quel punto di vista, ma era anche un tipico contadino toscano, grezzo. Quindi tirava una bestemmia ogni tanto, cosa normalissima, però non faceva tutta questa paura quando eri lì. Lo studio di Fioravanti era sommerso di lettere anonime di ogni tipo. Diciamo che
proprio in quel periodo era un continuo tra lettere anonime, di minacce di persone che dicevano di essere o il mostro o che conoscevano il mostro e quindi davano il loro aiuto dal loro punto di vista e eventi che coinvolgevano direttamente mio padre, ad esempio che una volta svitarono la ruota della macchina di mio padre fino a un certo punto e mentre si trovava su Ponte all'Indiano vide la ruota proprio che gli partiva e la macchina andava piano, quindi la macchina si è appoggiata semplicemente sulla parte dove mancava la ruota e strusciata un pochino. I testimoni, fra cui la moglie e le figlie, descrivono Pacciani come un violento. Un altro testimone l'ha visto nella sua auto in via degli Scopeti la notte dell'8 settembre 1985 assieme ad un secondo uomo. È il killer solitario perfetto. I difensori di Pacciani tentano invano di dimostrare che le prove portate contro di lui non hanno valore. Il proiettile non mostra alcun segno collegabile agli omicidi. È troppo nuovo. Poi, in seguito, si scopre che i disegni satanici sono di un noto artista cileno. Pacciani dice che ha trovato il quaderno Schizenbrunnen e il portasapone in una discarica. Nel momento in cui Pacciani disse qualcosa o se ha detto qualcosa, quello che mi ricordo io è che lui disse semplicemente una frase: perché accusate me invece di quel famoso medico? Mio padre ha combattuto, non ha mai rinunciato alla sua innocenza. Ha visto in Pacciani qualcosa che non era il mostro. Il primo novembre 1994, 9 anni dopo l'ultimo delitto del mostro, Pietro Pacciani viene condannato all'ergastolo per 7 degli 8 duplici omicidi. La Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti. Come in imputazione, ad eccezione di quelli relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3. Dopo tanti anni di misteri, il processo dà un volto e un nome al mostro di Firenze, quello del contadino di Mercatale, Pietro Pacciani. È la parola fine? Le indagini sono state fatte in modo corretto? Il nuovo capo della squadra mobile, Michele Giuttari, non è convinto che tutta la verità sia stata portata alla luce. Dopo la condanna di Pacciani, Giuttari esamina a fondo gli atti, adotta un approccio metodico e richiede nuovi accertamenti scientifici. Mi appare quanto mai strano che di un processo, quello del 68, per il quale già c'era stata una sentenza definitiva della Cassazione, per la quale già c'era stato un condannato, quindi definitivo, a distanza di tantissimi anni siano stati trovati nel fascicolo i proiettili utilizzati per quel delitto, quando la legge prevede che i proiettili di un delitto debbono essere custoditi negli appositi locali dell'ufficio corpo di reati e non in un fascicolo. Anomalia di questa vicenda che ha portato a indagare per ben 7 anni inutilmente su una pista. Che le cartucce trovate nel faldone non siano quelle del delitto del 68 viene evidenziato dalla presenza di un rigonfiamento in fondo ai bossoli, descritto nella perizia originale, e la quasi inesistenza del segno dell'estrattore, caratteristiche dovute all'usura della camera di percussione. Questi dettagli non vengono mai rimarcati nelle perizie successive, comprese quelle fatte sui proiettili trovati nel faldone, dove il segno dell'estrattore è ben visibile. È un'informazione che viene dimenticata nelle analisi successive, che prendono per autentiche le cartucce trovate miracolosamente nel faldone del delitto del 1968. Giuttari ipotizza anche che le armi siano 2. Le perizie sono state fatte su 2, su un proiettile per delitto
su due bossoli per delitto, non su tutti. Peraltro, per qualche delitto, tipo il delitto proprio dell'82, su nessun proiettile, perché i proiettili si sono presentati tutti deformati, gravemente deformati. E allora, come si può affermare con assoluta certezza, come è stato fatto, che i proiettili utilizzati per i duplici delitti e le cartucce, quindi, sono tutti quelli analoghi al delitto del 68? Secondo Giuttari non esiste la certezza assoluta che i proiettili fossero sparati dalla stessa arma e meno ancora che provenissero dalla stessa partita. La serie H non era una serie, un simbolo che caratterizzava una ben determinata partita di proiettile. All'epoca tutte le cartucce 22 avevano la sigla H, in onore a Henry Winchester. Come pure si sosteneva, e questa è un'altra notizia non corrispondente al vero, che facevano parte tutte dello stesso pacco di 50 cartucce. Le cartucce in parte erano a piombo duro, nudo, e in parte cromate, che non si possono trovare nella stessa scatola. Se non c'è alcuna certezza sui proiettili, cade una delle prove contro Pacciani. Questo suggerisce al nuovo capo della squadra mobile che dietro gli omicidi ci sia ben più del contadino di Mercatale. Michele Giuttari pensa che ci sia un mandante e dei complici. I soldi parlano chiaro. Secondo gli inquirenti, Pietro Pacciani ne aveva troppi. Lui in quegli anni aveva acquistato in contanti due case, aveva acquistato la macchina, aveva acquistato buoni postali in vari uffici postali del circondario di San Casciano, non solo a San Casciano, anche nella stessa giornata. E in due o tre casi, poco prima di un delitto e poco dopo il delitto. Malgrado l'imponente mole di documenti, non tutti sono a disposizione. Il SISDE, il servizio segreto del Ministero degli Interni, aveva aperto un fascicolo e incaricato di indagare Francesco Bruno, noto criminologo. Mentre il rapporto Bruno è reso pubblico nel 94, alcuni documenti, come questo, vengono tralasciati. L'informativa è datata a novembre 1985 ed elenca i delitti e conseguente fedina penale di Giampiero Vigilanti. Chi poteva avere interesse a nascondere questo documento? Michele Giuttari non è messo a conoscenza dell'appunto, uno di centinaia, e prosegue nella ricerca dei complici di Pacciani. Carlo Lucarelli, voglio dire, Giuttari guida la squadra antimostro e non ha a disposizione tutti gli elementi per poter arrivare poi a trovare una soluzione. Viene, come dire, come se gli sfilassero le carte una dietro l'altra. Sì, è vero, e questo è quello che succede. Io conosco le difficoltà dell'indagine. Io ho scritto un libro assieme a Michele Giuttari, quindi sono molto di parte, nel senso che insomma gli sono molto vicino. Però ho visto le sue capacità investigative, lo zelo che ci mette, questa capacità da poliziotto dei romanzi gialli proprio, no? Di ricordarsi una cosa, metterla, compararla con qualcos'altro. Però è vero che allora le indagini furono molto difficili, ed erano molto difficili. E c'erano insomma continui ostacoli, naturalmente. Anche Giuttari ha subito tutta una serie di procedimenti disciplinari, tantissime cose insomma che hanno in un certo senso bloccato le sue indagini. Sì, quello poi vedremo anche quello, perché diciamo le conseguenze di questa ostinazione di Giuttari, e non solo di Giuttari, anche di un altro magistrato, perché poi fate attenzione, apriremo il capitolo del delitto Narducci, che è pazzesco da seguire. Le vedremo dopo, come vedremo
la testimonianza del genetista che ha scoperto il DNA di ignoto 1, cioè l'assassino di Yara Gambirasio, perché questo caso può essere considerato tutt'altro che chiuso, perché volendo e poi scopriremo quali elementi ancora ci sono su cui si può lavorare. Senta, avvocatessa, io la continuo a chiamare avvocatessa, come la devo chiamare? Avvocata, avvocatessa, va come benissimo. Preferisce? Avvocato, va benissimo avvocato, ma anche avvocatessa, sì. Senta, come vuole. Sì. Senta, è incredibile però che ci siano questi documenti che sono stati trattenuti in qualche modo, su cui si è andati a indagare poi a distanza di decenni, con tutte le conseguenze del caso, cioè il fatto che non c'erano più a disposizione anche le persone su cui si poteva andare a fondo. Sì, purtroppo è frequente, c'è la difficoltà di reperire sempre tutti i documenti, soprattutto quando ad occuparsi di un caso sono più investigatori, sono più procuratori, quindi purtroppo è possibile, non dovrebbe accadere, ma purtroppo è possibile. Però qui si giocava, mi scusi, qui si giocava diciamo una grande scommessa degli investigatori, perché dovevano prendere un signore che comunque come minimo aveva ucciso 16 persone. Sì, il problema è purtroppo che questi documenti probabilmente erano secretati perché appartenevano a una determinata categoria di investigatori. Comunque il rapporto nel suo effettivo contenuto era stato comunque fornito e quello che evidenziava appunto il professore Bruno era, ed è importante, la matrice esoterica dietro questi delitti, ma non attenzione riferite ad un gruppo, bensì alla natura del soggetto agente, e mi spiego meglio. Il discorso del gruppo, dell'azione di gruppo, è possibile, ma a mio avviso non in questo caso e con questi specifici soggetti, perché come si diceva prima, come diceva anche Lucarelli, è necessario che ci sia un soggetto che vada a costituire il leader carismatico. Mi basta pensare alla family di Charles Manson, che è un soggetto così manipolatore, così in grado di soggiogare le menti dei suoi adepti, che è in grado di far compiere loro una serie di azioni anche molto efferate. Sì, però ricordiamo, che cosa accade? Scusi, che dietro ricordiamo, perché non tutti, mi scusi, si ricordano Charles Manson, chi era? Charles Manson. Sì, lui guidava una cosiddetta famiglia che fu responsabile dell'uccisione di Sharon Tate e dei coniugi, la Bianca mi pare che si chiamassero, in quella strage terribile che avvenne a Hollywood, sì, a Beverly Hills. A Los Angeles, sì, sì, anzi, sì, sì. A Bel Air, questa fu l'ultima per la precisione. Azione, ma dietro questa azione, esatto, c'era un disegno delirante chiaramente, ma c'era un progetto che era portare avanti la guerra tra i bianchi e i neri. Ora, il problema qual è? Che pur ammettendo, e io sarei ben felice di trovare qualche elemento concreto che mi possa convincere a che l'azione di questi soggetti sia stata coordinata e guidata da un secondo livello di persone facoltose più importanti, a loro volta coperte da un terzo livello, perché significherebbe arrivare finalmente ad una verità per queste vittime e per le famiglie di questi poveri ragazzi che sono stati massacrati, però non riesco a trovare un appiglio scientifico a questo, perché il gruppo non c'è uno studio psicosociale che possa dimostrare questa coesione, non c'è un progetto. Ricordiamo che chi viene tra virgolette beccato alla fine di fronte a questi fatti poi ci tiene a confessare e a spiegare il perché di questa azione, perché, ripeto, doveva portare avanti un progetto. Ora, pur ammettendo questo, io trovo veramente molto difficile pensare che delle persone facoltose, importanti, si siano affidate ad un gruppo di soggetti abbastanza improbabili, sgangherati, per poter agire in questo modo. È questo che mi blocca. E allora mi faccia dire, Pacciani, un contadino veramente semi-analfabeta, con una condanna per omicidio alle spalle, violentatore delle figlie. Lotti, muratore, alcolista. Sì. Vanni,
postino, che poi è quello che, diciamo, tira fuori la definizione dei compagni di merende, ed è anche, diciamo, anche lui un personaggio molto, molto sui generis, e sono gli unici tre che vengono messi alla sbarra come responsabili dei delitti del mostro. Sono tutti e tre scomparsi con i loro segreti e con le loro verità spesso contraddittorie, ma erano credibili come mostri. Vediamo, andiamo avanti in questa ricostruzione approfondendo questi tre personaggi. Michele Giuttari individua gli amici di Pacciani che frequentavano il bar centrale di San Casciano, di fianco alla farmacia Calamandrei. Per trovare i possibili complici di Pacciani bisognava indagare sulle amicizie e frequentazioni di Pacciani all'epoca. E tra queste frequentazioni e amicizie, quelle più solide mi erano sembrate Vanni Mario, il postino, e Lotti Giancarlo. Io chiesi l'autorizzazione a porre sotto controllo i telefoni di Vanni Mario e il telefono della bar di San Casciano frequentato da Lotti Giancarlo, perché dove dormiva Lotti Giancarlo, che era in una specie di casa famiglia gestita da un prete, non c'era telefono. Pacciani, Vanni, Lotti, uomini di mezza età che hanno le stesse abitudini. Frequentano il bar di San Casciano, vanno a prostitute, spiano le coppiette che si appartano nelle campagne della zona. Luciano Malatesta ha conosciuto questi uomini quando era piccolo e li ha potuti vedere per quello che erano, persone violente, affette da pulsioni bestiali. Vanni era il nostro postino. Vanni si è intrattenuto sessualmente la mamma diverse volte. Io sono stato testimone di queste cose, l'ho detto anche al processo Facciano. Avevo 5-6 anni, ho assistito a tutto. Ho visto tutte queste cose. La mamma aveva anche rapporti con Pacciani, l'ha ammesso lei stessa. Pacciani è famoso per le sue violenze. Sono testimone, anzi, che ha picchiato mio padre insieme a questo mio zio Antonio, che ha avuto un ruolo attivo in tutta questa vicenda durante la morte di mio padre, che praticamente mio zio teneva mio padre fermo e Pacciani lo picchiava e la minacciava: appena ti trovo da solo ti ammazzo, gli disse. La manda, capito? Io lassù in quel comprensorio diverse persone sanno, qualcuno addirittura mi ha fatto delle confidenze per la strada, gli ho detto venite al magistrato a dirlo, e poi se, ha fatto finta di ricordarsi nulla. C'è ancora tanto timore su questa vicenda. Vanni e Pacciani violentarono la madre di Luciano Malatesta e, secondo la sua testimonianza, facevano parte di una banda di delinquenti al servizio di una setta satanica di cui la zia di Luciano, Maria Mugnaini, era la sacerdotessa. Nel corso delle nuove indagini, alcune prostitute che lavoravano a Firenze e abitavano in questa zona di San Casciano, la Bruciata, cominciano a collaborare con Giuttari, soprattutto Gabriella Ghiribelli, una delle prostitute che frequentavano i clienti di San Casciano. Allargai il campo delle donne, quindi arrivò anche una certa Gabriella. Arriva la telefonata a Lotti da parte della Gabriella, dove Gabriella si lamenta del fatto di essere stata chiamata in causa e di essere stata quindi interrogata dalla polizia, e chiede, e Lotti le fa una serie di domande, le dice: ma che cosa ti ha chiesto la polizia? Vuole sapere il contenuto di questo interrogatorio. E le dice: niente, che tu eri sul posto, perché me l'hai detto tu che quella notte eri là sul posto per un bisogno fisiologico. Mentre il commissario Giuttari spinge sul fronte delle indagini, la giustizia italiana emette una sentenza shock. In appello, il giudice rifiuta di sentire i nuovi testimoni e il 13 febbraio del 96 proclama Pietro Pacciani innocente. Italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, sezione seconda, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato... No, signori! Signori, per favore, silenzio! Tutte le imputazioni per le quali è riportato condanna in primo grado per non aver commesso il fatto. E ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Giancarlo Lotti è un operaio che ha rapporti sessuali con Pacciani e condivide con lui la frequentazione di prostitute.
La confessione di Lotti, benché confusa e a volte contraddittoria, viene creduta dagli inquirenti che vogliono farlo testimoniare al processo di appello di Pacciani e svela un retroscena di complicità inquietante. Interrogato da 3 pubblici ministeri, c'era Vigna, Fleury e Canessa, lui ha incominciato a confessare, a collaborare, ha parlato sia del delitto dell'85, poi del delitto dell'84, quello di Vicchio, spiegando che era stato lui a individuare la coppia e a segnalarla a Vanni. Fornisce tutta una serie di dettagli per noi importanti. Parla anche del delitto dell'83 dei 2 tedeschi, dicendo che erano stati uccisi per scagionare Vinci Francesco, perché nell'ipotesi del serial killer solitario, se viene uccisa una coppia, ecco, chi sta in carcere, all'epoca era in carcere, veniva scagionato. Giancarlo Lotti confessa di aver ucciso lui, i ragazzi tedeschi, sotto ricatto di Pacciani, perché aveva avuto un rapporto omosessuale con lui. Lotti però fa molti errori che saranno alla base delle critiche mosse agli investigatori. Francesco Cappelletti è coautore di un libro sul delitto degli scopeti. Il pubblico ministero gli chiede dove si trovano questi due ragazzi? Verso il dietro del furgone? E Giancarlo Lotti? No, dalla parte del furgone dove c'è il volano. Ma dietro o sul posto di guida? Dice il pubblico ministero. No, dalla parte della guida. Dalla parte della guida, sì, ma dico nel dietro del furgone o nel davanti del furgone? Nel davanti. Quando si sa benissimo che i due ragazzi tedeschi furono uccisi nel retro del furgone. Questo è un dettaglio importante, significativo per una persona che ha partecipato a un omicidio. Non puoi dimenticarti o sbagliare una cosa di questo tipo. Ma Lotti offre anche dei dettagli inediti, fra cui la descrizione del lavaggio del coltello nel fiume Sieve dopo il delitto dell'84. La descrizione dell'ultimo delitto però presenta incongruenze. La data dell'8 settembre combacia con la tesi degli inquirenti e Lotti confessa di avere svolto il ruolo di palo quella notte mentre Mario Vanni tagliava la tenda e Pacciani sparava da davanti. Ma il taglio era solo nel copritenda, non si accedeva all'interno tramite la fessura e la data esatta della morte è tuttora controversa. Mi viene da chiedermi perché questa persona racconta queste falsità. C'è mai una dichiarazione di Lotti in questi 30 verbali, sono circa una trentina, in cui dice qualcosa che non si sapeva già, per esempio? Perché di questo caso la stampa se n'è sempre occupata tantissimo, quindi i giornali ne parlavano, le televisioni ne parlavano. E quello che ho notato, magari non ci ho fatto caso io, non l'ho trovato, però non mi risulta, non c'è un solo dettaglio che Giancarlo Lotti abbia raccontato che non fosse emerso, per esempio, dalla stampa. Parla del delitto dell'82 dove aveva fatto lui il palo e indica dove, sul posto dove si era messo, come avevano agito gli altri e poi come nel delitto degli 85 fornisce quel dettaglio inedito del taglio della tenda dal basso verso l'alto, di cui nessuno aveva parlato. Questo per noi è stato l'elemento più importante e sicuro della credibilità e affidabilità di Lotti. Nessuno dei 3 assassini è abbastanza veloce o agile per placare il francese fuggitivo, anche se Lotti dice di essere stato a 4 metri soltanto da dove è stato ucciso. Gli inquirenti quindi si chiedono se ci potesse essere una quarta persona, più atletica, qualcuno a cui hanno lasciato i feticci in un sacchetto lungo la strada. Il famoso dottore, di cui parlano molti testimoni, è anche lo stesso Pietro Pacciani che nel suo primo processo, sostenendo la sua innocenza, aveva detto: perché non indagate il famoso dottore? Ci sono state altre persone che hanno parlato di questo dottore che aveva avuto rapporti con l'ambiente di San Casciano e alcune di queste persone avevano identificato il dottore in Francesco Narducci.
Michele Giuttari sente Lotti per ore ed ore e ascolta le sue confessioni ed intercettazioni telefoniche, in cui racconta fatti che vengono confermati da altri testimoni. Da tutte le testimonianze viene fuori uno scenario del tutto nuovo di riti satanici e festini a luci rosse che si svolgono sia nelle ricche ville attorno a San Casciano, come la sfacciata, che nel rudere che era al tempo questa casa dove viveva un nuovo protagonista della vicenda, un certo Salvatore Indovino, il mago di San Casciano. Gli inquirenti ora possono collegare i riti satanici con gli omicidi tramite un ipotetico uso magico dei feticci. Nel 1981 il ragazzo Luciano Malatesta va a vivere nella casa di fianco a quella dove abitava Salvatore Indovino con la compagna Filippa Nicoletti e viene a sapere cosa succede all'interno dalla sorella Milva Malatesta, che entra a far parte della setta assieme al marito Vincenzo Limongi. Io dell'Indovino ho avuto un timore sempre subito a pelle, perché è una persona che veramente ti dava proprio, anche proprio sensazione a pelle, ti dava diffidenza. Allora sapevo che era uscito di galera, era stato in galera 5 anni, questo me lo disse il primo marito di Milva, questo Limongi, anche lui era stato in galera e fraternizzò immediatamente con l'Indovino. Era una persona, aveva degli occhiali scuri, aveva un aspetto proprio di una persona violenta. Dall'Indovino era Stamberga. Entravi, salivi le scale, entravi in casa, c'era la cucina e poi c'era una stanza che era sempre chiusa. Ok? E lì c'era un gran casino, un gran sudicio in quella cucina. Capito? Io per sbaglio provai a aprire quella porta, questa qui della stanza a sinistra, e subito mi prese la Filippa. No, qua non ci deve andare, mi disse. Ma secondo Luciano Malatesta, le celebrazioni sataniche avvenivano altrove, dove la sorella Milva incontrava l'alta società fiorentina, persone potenti, proprietari di ville attorno a San Casciano, che rimarranno fuori da ogni indagine. Ma dicono, c'erano delle persone importanti di Firenze. Dice che praticamente si mettevano un cappuccio nero, si scambiavano una coppa piena di sangue, bevevano. Poi avvenivano dei riti orgiastici, avvenivano dei rapporti sessuali. Ecco, mi ha fatto il nome anche di un mio collega di banco degli elementari, che lei ha partecipato a dei riti insieme a queste persone. Okay? E io di fronte a quello ero sconvolto proprio, ma com'è possibile? Cioè, scusa, ma a quel tempo allora ero un bambino, ma che c'erano anche bambini? E lei mi disse, sì, c'erano anche dei bambini. Da queste parole viene fuori un quadro complessivo alquanto allucinante. Un gruppo di manovali della morte, compresi non solo Pacciani, Lotti e Vanni, ma forse anche i fratelli Vinci, assieme ad alcune prostitute della zona, lavoravano per una rete di ricchi fiorentini che praticava riti magici. Secondo diverse testimonianze, la zia di Luciano Malatesta, Maria Mugnaini, fungeva da sacerdotessa e Salvatore Indovino da sacerdote, gestendo gli aspetti pratici. Fra i testimoni dei riti figurano anche diverse prostitute, fra cui Gabriella Ghiribelli, i cui clienti provenivano da tutte le classi sociali, dagli operai Pacciani, Lotti e Vanni ai professionisti benestanti di San Casciano e di Firenze. La Ghiribelli è indubbiamente uno dei testi importanti su cui la procura ha basato molto di quello che è l'impianto accusatorio. Però, come dicevo, le sue dichiarazioni sono spesso incoerenti o comunque contrastanti o comunque contraddittorie. Risulta strano che appunto questa persona racconti gli stessi episodi, delle stesse persone in modo diverso. Un fatto importante che viene fuori, perché Lotti appunto viene creduto in questo processo e viene anche condannato, è il discorso dei mandanti, perché una cosa a cui appunto bisogna sempre pensare è la disponibilità economica che queste persone avevano e che è ingiustificata sia per il lavoro che hanno fatto sia per i tempi in cui insomma tutto avveniva. Fra le persone che hanno testimoniato nel processo Pacciani e poi testimonieranno anche nel processo a Lotti e Vanni c'è Lorenzo Nesi. Benché non voglia apparire in televisione, ci ha confermato di aver visto Pacciani con un'altra persona in auto in via degli Scopeti la notte dell'omicidio nell'85. Sapeva dell'intreccio di rapporti fra Pacciani, Narducci, Lotti e Vanni. Sostiene che Vanni avrebbe svelato l'intreccio, ma che morì prima di poter parlare.
quando il filone delle indagini che vede protagonista prima Pacciani e poi i suoi complici noti come i compagni di merende sta per concludersi, il caso prende l'ennesima piega inquietante. Insomma, qui c'è da capire se questa pista che porta a questo gruppo di persone benestanti che vivono nella provincia di Firenze si intreccia davvero con i delitti del mostro, perché le testimonianze di questi tre sono molto contraddittorie, insomma sono testimonianze a volte che sembrano quasi imbeccate o sembra addirittura che vogliono accusarsi uno con l'altro. Carlo Lucarelli. Sì, ci sono incongruenze naturalmente, e poi insomma bisogna immaginare al punto in cui è arrivato il processo in quel momento. Io però, come dire, vorrei di nuovo sottolineare questa cosa qui, perché noi abbiamo un'immagine di Pacciani, Vanni e Lotti come appunto personaggi sgangherati, il torso lo chiamavano uno, l'altro Katanga, il Vampa, però io comunque rimango sempre dell'idea che questi sono personaggi che fanno paura, questi sono i briganti di una volta. Ci sono le testimonianze che dicono che quando i compagni di merenda e altri compagni di merende, no, che facevano parte del loro gruppo di banditi, si stanziavano in un bar di un qualche paesino, la gente aveva paura e non ci andava più, perché erano questa cosa qua, violenti. Allora io, come dire, metterei tra virgolette la sgangherattezza di questi tre soggetti. Ed è vero che poi chiaramente cominciano a dire delle cose, noi li conosciamo come quelle persone lì, noi conosciamo Vanni come la prima cosa che fa quando compare sulla scena Vanni è dire subito noi si andava solo a far merende, che è una cosa che fa ridere, il giudice certo. Gli dice guardi non ho ancora fatto nessuna domanda, cosa mi sta dicendo, sembra imbeccato che debba dire una cosa particolare, sì, a volte sembrano imbeccati, mi chiedo da chi, no? Possono essere stati imbeccati, dei personaggi che io sono abbastanza convinto che il primo livello fosse quello. Ecco, viene da chiedersi quei personaggi lì perché dicono certe cose, perché dicono alcune verità e altre verità un po' meno vere. Adesso devo mandare la pubblicità, ma l'avvocata Chiara Penna la richiamo subito in causa, perché lei ha detto forse il mostro non è vero che sia morto, cioè ha smesso di uccidere perché per chissà quale motivo, ma forse ha ucciso ancora. Subito dopo la pubblicità vedremo quale catena incredibile di delitti continua dopo che è stato commesso l'ultimo duplice omicidio nel 1985. Pubblicità, tra pochissimi minuti torniamo qui. Avvocata Penna, lei prima ha detto i delitti del mostro finiscono nel 1985 con quel rituale e quella modalità, ma non è detto che i delitti successivi, e adesso vedremo quali e quanto efferati, che sono forse più di una dozzina, non è detto che non siano stati compiuti sempre dal mostro. Come? In che modo? Perché? Sì, poi è la tesi di Nino Filastò anche, non è chiaramente soltanto la mia, perché probabilmente bisogna fare una premessa, il serial killer non può decidere di smettere di uccidere, nel senso che ne ha un bisogno fisiologico, può essere che decida in quel momento razionalmente di interrompere il ciclo, perché effettivamente il delitto del 68 ricorda nella dinamica e nei soggetti che sono interessati quello dell'85, perché abbiamo una coppia di soggetti in cui la donna è più grande dell'uomo, nel primo caso c'è Natalino Mele all'interno dell'autovettura, nell'85 c'è un seggiolino all'interno dell'autovettura e sostanzialmente sembra voler chiudere il cerchio, perché da quel momento in poi, anche se precedentemente è possibile che abbia agito telefonando in alcuni casi alcune persone coinvolte, basti pensare all'autista che aveva soccorso Paolo Mainardi, oppure alla lettera che viene consegnata in procura per indicare il delitto del 68, basti pensare ad alcune telefonate anonime che hanno ricevuto le famiglie Cambi e
probabilmente anche Migliorini, però dall'85 in poi iniziano i veri messaggi del mostro, che sono quello di cui parlavamo prima, la dottoressa Silvia Della Monica, e poi quelli che vengono inviati successivamente ai tre procuratori, Vigna, Fleury e Canessa. Una cosa importante, ai tre procuratori, a due viene recapitata sulla scrivania della procura la lettera, invece a Vigna viene inviata con timbro postale del 5 ottobre. E in questi messaggi, che sono riferibili quasi certamente al mostro con un grado di certezza chiaramente diverso rispetto a quello della dottoressa Silvia Della Monica, in qualche modo sfida proprio gli inquirenti, perché forse per evidenziare che si sono sbagliati loro, perché all'interno della lettera c'è un ritaglio di giornale della Nazione del 29 settembre, nel quale si specifica un altro errore del mostro, all'ora del delitto tutte le strade erano sorvegliate. All'interno della busta piega un cartoncino e spilla con una cucitrice un guanto, il dito di un guanto tagliato, e all'interno inserisce un proiettile Winchester calibro sempre con la H sul fondello. Quindi sostanzialmente una simbologia anche in qualche modo fallica e provocatoria rispetto agli inquirenti uomini. Che cosa succede? Che molto probabilmente in quel momento si sente allo stesso modo quasi braccato, quindi capisce che non può tirare troppo la corda, probabilmente, quindi ribadisco, questa è anche la tesi dell'avvocato Filastò. Probabilmente uccide in particolar modo, e mi riferisco alle morti di Francesco Vinci e del suo amico, dopodiché Milva Malatesta e del suo povero bambino, che vengono appunto uccisi perché Francesco Vinci, non tutti sanno, comunque non tutti hanno preso in considerazione questo argomento, ha detto più volte di aver saputo da Barbara Locci di essere, nei giorni precedenti al delitto, essere quasi perseguitata da un giovane che anche come età corrisponderebbe all'età che avrebbe potuto avere il mostro all'epoca del primo delitto. Non Bene. Solo, lui stesso pare avesse visto questo individuo. La Milva Malatesta era in contatto chiaramente sì. con Francesco Vinci, quindi può essere abbia eliminato alcuni testimoni, e anche due guardoni sono stati sono morti in situazioni misteriose, e adesso, in situazioni che sono state definite suicidi, però e adesso, un po' improbabili. E adesso infatti noi facciamo vedere proprio questa scia di sangue che diciamo segue i delitti del mostro. Avvocata, io la ringrazio, grazie di essere stata con noi questa sera. Grazie davvero. Grazie a voi. Andiamo avanti nel racconto per poi avvicinarci a questo capitolo pazzesco che sposta la storia del mostro di Firenze a Perugia. Carlo Lucarelli, resta con noi, perché stiamo andando avanti proprio verso uno dei punti più caldi di questa storia. Vediamo. Il 22 febbraio 1998, 13 anni dopo l'ultimo delitto del mostro, Pietro Pacciani viene trovato morto nella sua casa di Mercatale. Alessio Fioravanti ne parlava spesso con il padre, che era stato avvocato difensore di Pacciani. Riguardo alla morte di Pacciani, mio padre ha sempre detto che era stato ammazzato. Perché anche dalle prime modalità di ritrovamento del corpo era strano, tra la camera e la cucina, pantaloni calati, poi ritrovarono questa fantomatica medicina che andava in contrasto con la sua malattia al cuore. Poi le analisi sono state fatte o non sono state fatte. Mio padre, quando ha richiesto la perizia medico-legale di Pacciani, non l'ha mai ricevuta. Le macchie ipostatiche dimostrano che il cadavere di Pacciani è stato spostato. I carabinieri gli trovano addosso un indumento strano, uno straccio attaccato alla maglia con tre spille da balia e intriso di varechina che ricopre il pube. La morte di Pacciani lascia aperti molti interrogativi, ma c'è anche una strana sequenza di omicidi collaterali che funesta le indagini. Molte di queste morti sono legate ai presunti festini erotico-satanici nelle ville vicino a San Casciano.
alcune prostitute fiorentine che partecipavano ai festini, Francesco Vinci, personaggio legato all'Anonima Sarda, arrestato nell'83 per i delitti del mostro e poi scagionato, che muore incaprettato e bruciato, il marito di Milva Malatesta, Vincenzo Limongi, trovato impiccato in carcere, e poi la stessa Milva Malatesta, amante di Francesco Vinci e del mago Salvatore Indovino, che partecipava ai riti, morta bruciata nella sua auto insieme al figlioletto di 3 anni, poche settimane prima del rinvio a giudizio di Pietro Pacciani. Io penso che lei volesse parlare. Lei volesse parlare. Lei ha avuto grossi... ha capito di essere stata usata, ha capito di aver fatto grossi errori. E a un certo... poi prima era morto il Limongi. Era morto tutta una serie di persone. Chi ha capito anche lei molto probabilmente era in pericolo. E lei voleva parlare. Quando, ad esempio, si indagava su Pacciani e stava per essere rinviato a giudizio, e a distanza di una decina di giorni sono uccisi Francesco Vinci e il suo servo Pastore, trovati bruciati, incaprettati e bruciati nel bagagliaio della macchina, e Milva Malatesta, una ragazza insieme al figlioletto di, credo, di 3 anni, anche lei bruciata in auto, o una prostituta presso cui andava Vanni Mario, e che lui definiva, chiamava la prostituta gentile. Cioè, sono tutte morti che in qualche modo hanno avuto a che fare con questa vicenda. Intorno alle 8 duplici morti del mostro di Firenze ci sono altre, più o meno altre 15 morti misteriose, di cui fanno parte le prostitute che erano a conoscenza o che avevano partecipato a festini di sette sataniche o di semplicemente festini tra persone, o comunque anche lo stesso Francesco Vinci, che è morto in maniera molto particolare. Cioè, arriviamo a comunque a decidere o a cercare di capire chi ha depistato con tutti i testimoni morti. Chi è passato di lì, dall'Indovino, ha perso la vita. Milva ha perso la vita in questa maniera. E mi ha raccontato queste cose, perché mi immagino là dentro avvenivano qualcosa di sconvolgente. Se non avveniva lì, anche lì era molto, era sicuramente una centrale di questi riti. E anche il Limongi è morto in circostanze dubbie, cioè è morto il giorno prima di uscire in galera e ha trovato impiccato per ritoccare per terra anche lui. Quindi con delle modalità che si ripetono, capito? Anche lui è una morte. Chi ha avuto a che fare all'Indovino ha avuto una fine terribile. Molti potenziali testimoni muoiono e Pietro Fioravanti ne fa una lista. Ci sono prostitute, un'amica di Vanni, Francesco Vinci e Pacciani. Ma il pubblico ministero Paolo Canessa e Michele Giuttari riescono a fare condannare i compagni di merende Lotti e Vanni in via definitiva nel 2001, 16 anni dopo l'ultimo omicidio. Dopo questa condanna, i complici di Pacciani, i cosiddetti compagni di merenda, condanna che in appena 3 anni è stata definitiva, perché è intervenuta la sentenza della Cassazione, quindi si era ottenuta una certezza anche giurisprudenziale, non soltanto fattuale, ma anche giurisprudenziale, si è indagato sempre su delega della Procura della Repubblica sui possibili mandanti. Ebbene, in questa ultima fase investigativa si sono verificati episodi quanto mai anomali. Ora Canessa e Giuttari possono indagare sui mandanti e inizia il secondo filone delle indagini. Nel 2001, durante un'indagine su un giro di usura, viene registrata questa telefonata a un estetista di Foligno il cui figlio era nel mirino di una setta in provincia di Perugia. Hai sacrificato in nome di Satana come il grande dottor Nardulci. Sì. Come tutti gli amici di Pacciani, sì. Traditori di Satana. Sì. Per la prima volta si parla di Pacciani e Narducci nello stesso scenario criminale. Il medico, bello,
ben inserito nell'alta società perugina, amato dai suoi pazienti, muore nell'85 in circostanze misteriose, esattamente un mese dopo l'ultimo omicidio del mostro. A distanza di tanti anni, l'indagine sulla sua morte viene affidata al sostituto procuratore di Perugia, Giuliano Mignini. È un caso che segnerà la sua vita personale e professionale. Queste telefonate fanno riferimento ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze. C'erano insulti a questa donna. Ti facciamo fare la fine di Pacciani, poi a Pacciani si aggiunge il medico del lago Trasimeno, che poi viene chiamato il grande medico Narducci. Nel momento in cui cominciarono a fare riferimento a Narducci e all'omicidio di questo medico, iniziai il procedimento per l'omicidio. Contemporaneamente all'apertura dell'indagine perugina, Michele Giuttari riprende in mano una vecchia denuncia della moglie del farmacista di San Casciano, Mariella Ciulli, che nel 1988 descrive diverse circostanze che le fanno credere che il marito, Francesco Calamandrei, sia il mostro di Firenze, accusandolo di tenere i feticci nel freezer. Nella casa del farmacista la polizia non trova feticci, ma sequestra alcuni libri e quadri a tema esoterico. Ma Francesco Calamandrei ci risultava nell'indagine che avevamo svolto sulla vicenda del mostro di Firenze. Avevamo valutato, indagando sui possibili mandanti anche, di attribuire un significato in un certo senso esoterico di questi delitti, proprio per dare una certa motivazione all'asportazione di queste parti intime delle vittime femminili. E avevamo visto che un certo senso di perversione era presente anche nella documentazione, nei documenti, in libri, in riviste che avevamo avuto modo di acquisire nella perquisizione al farmacista. L'ipotesi di lavoro del pool investigativo di Paolo Canessa e Michele Giuttari è che esistesse attorno a San Casciano un gruppo di individui ricchi e potenti che celebravano messe nere e orge anche con bambini presenti. Secondo questa ipotesi, a volte qualcuno di loro pagava un gruppo di manovali per compiere i delitti e ottenere i feticci dai cadaveri delle donne uccise. Un caso che si era verificato proprio in quegli anni 80, dall'82 all'84 negli Stati Uniti, e che è noto come il caso degli Chicago Rippers, che in Italia era sconosciuto, dove in quegli anni alcune donne erano state sequestrate singolarmente e portate in un ambiente chiuso, in un'abitazione, e dove le venivano fatte le incisioni proprio analoghe a quelle fatte alle vittime femminili del mostro di Firenze. Erano state trovate segni incontrovertibili che riconducevano ai delitti e segni incontrovertibili su cerimonie rituali di satanismo. Però adesso stiamo entrando nel capitolo più oscuro di questa storia del mostro di Firenze, che appunto, come avete visto, si sposta verso Perugia dove Giuliano Mignini, questo magistrato, cerca di arrivare al fondo di un giallo che non è mai stato risolto e che probabilmente rappresenta il caso più grave di depistaggio in questa vicenda. Tra l'altro Mignini è uno stimatissimo magistrato che in questo momento è un super consulente sulla massoneria, perché qui entra in gioco la massoneria, presso la Commissione Antimafia. Carlo Lucarelli, guarda con me questo ulteriore pezzo di racconto, perché poi dobbiamo cercare di tirare le fila. Guardate. Lago Trasimeno, in Umbria,
decine di foto scattate il 13 ottobre 1985 dal fotografo del quotidiano La Nazione e mai viste prima nella loro sequenza completa, si dimostrano fondamentali nell'indagine e riportano gli investigatori indietro di 16 anni al giorno del ritrovamento di un cadavere in quel lago. L'8 ottobre 1985 lui va al lavoro come al solito, una giornata che sembra normale, ma arriva una chiamata telefonica per il medico, in seguito alla quale va al lago Trasimeno, dove aveva una villa, la famiglia aveva una villa, prende l'imbarcazione che aveva nella darsena della zona della darsena di San Feliciano, si dirige verso l'isola Polvese e lì scompare. Nelle acque del lago viene ritrovato un corpo che verrà identificato come quello di Francesco Narducci. Viene recuperato alle 7:20 del mattino di domenica 13 ottobre 85 un cadavere che viene diciamo presentato e riconosciuto come quello del Narducci. Questo cadavere viene portato sul pontile di Sant'Arcangelo e lì viene parzialmente spogliato, non viene portato all'obitorio, non viene fatta l'autopsia, non vengono fatti gli esami correlati, non viene chiamato il medico legale che era in attesa di essere chiamato, ma viene chiamata una dottoressa alle prime armi che dichiarò che la causa di morte era un annegamento da probabile, non certo, episodio sincopale. Il corpo viene portato via. La famiglia Narducci si chiude nel silenzio, ma nel 2001 Giuliano Mignini esamina il certificato di morte e trova anomalie nella documentazione. Le foto in bianco e nero offrono uno scorcio del cadavere, nero e gonfio. Viene richiesta una perizia per stabilire l'altezza del cadavere sulla base della pavimentazione del pontile, rimasta la stessa dell'epoca. Si scopre così che il cadavere ripescato nel lago è più basso di Narducci. Mignini sospetta che ci sia stato uno scambio di persona, che il medico perugino sia stato ucciso e il suo corpo nascosto, mentre un altro cadavere di uno sconosciuto sia stato buttato nel lago, ripescato e messo nella bara sul pontile. Più tardi questo cadavere verrà scambiato con il vero Narducci che viene sepolto. Un gioco delle tre carte con il morto. A un certo punto ho detto che avevo fatto fare un primo accertamento per avere un quadro della situazione sulla base degli atti, perché non volevo arrivare alla riesumazione subito. Può darsi che il medico poteva dirmi: non ci sono problemi, è successo questo, lo posso dire sulla base degli atti, e finiva lì. Invece il medico, il professor Pierucci, ordinario di medicina legale, mi disse che bisognava fare assolutamente l'autopsia perché non era stato fatto niente, nessun accertamento, e in quelle condizioni non si poteva escludere nulla. A questo punto, malgrado le resistenze della famiglia, Giuliano Mignini fa un passo clamoroso e ordina la riesumazione del corpo di Francesco Narducci, 16 anni dopo la sepoltura. Vuole dimostrare che sia avvenuto uno scambio di cadaveri e la scienza non mente. Nel momento in cui si è aperta la bara, io mi ricordo che si pose il problema dell'identità del cadavere ripescato immediatamente, perché il cadavere ripescato era senza capelli, brachicefalo, alto 1,60 m, con una circonferenza addominale piuttosto pronunciata, mentre il Narducci appariva con i capelli, subdolicocefalo, testa stretta, aveva una taglia di pantaloni 48 small, perché portava, che era talmente larga per lui da consentire la presenza di una specie di grembiule. Francesco Narducci è stato ucciso per strangolamento e il corpo ripescato nel lago fatto passare per il suo. Il medico legale Giovanni Pierucci non ha dubbi. Le conclusioni sono molto molto chiare. Lui disse: c'è la frattura vistosa
del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea, cioè una che si trova da questa, in questo punto praticamente, e questa rottura è stata determinata da una pressione di circa 2 centimetri circa, una pressione localizzata, quindi crescente, intenzionale, perché se è crescente deve essere intenzionale. Un colpo accidentale non poteva provocare, non poteva arrivare a rompere quell'oggetto in sostanza. Quindi si è verificata un'azione omicidiaria da parte di terzi con strozzamento, e il Narducci è morto per questo. Come Pacciani, Narducci portava della stoffa a coprire il basso ventre. Il significato del grembiule misterioso non è mai stato chiarito del tutto, anche se Mignini ha commissionato una ricerca che ha portato ad una ipotesi inquietante. Questo telo esprimeva una ritualità massonica arcaicizzante di tipo egizio e con funzione punitiva, come se questa persona fosse stata degradata in un contesto, diciamo così diceva l'esperto, in un contesto rituale. A quel punto, una volta che è emerso tutto questo, io non potevo pensare che il questore, che i personaggi presenti, autorità presenti, non fossero consapevoli di questa messa in scena, e quindi li ho incriminati per tutta una serie di reati. Indagando sulla vita di Francesco Narducci, si scopre che frequentava San Casciano. Il suocero possedeva una fabbrica di dolci a Sambuca Valdipesa, dove lavorava e viveva tutta la famiglia Malatesta prima di spostarsi a San Casciano. Luciano da ragazzino frequentava spesso la zia Maria Mugnaini, che sembra essere stata il fulcro della setta satanica. Un giorno stavamo per partire per andare a Firenze. Okay? Stavamo per andare a Firenze e lei aveva la macchina, eravamo in macchina, eravamo presenti in macchina, vide arrivare questa macchina chiara dietro. Okay? E lei, quando lo vide, fece una faccia sorridente, dice: "Guarda, chi c'è?" Prese e uscì, no? E sì, scese il Narducci, questa persona giovane, no? Che praticamente era una persona molto giovane, ma come si videro, si abbracciarono, baci, ho detto, c'era molto affetto, c'era molta vitalità. Il mio ricordo fu, ma che c'ha un amante giovane? Poi lei, quando salì in macchina, mi disse, fece questo discorso, perché lei sapeva, io volevo studiare medicina, no? Ero appassionato di medicina, mi sarebbe piaciuto la medicina. Lo sai, lui è un medico, è bravo, me ne parlo in maniera entusiasta, è un bravo medico, guarda. Mi disse, però ecco, cioè, il mio ricordo è questo, l'amante giovane. Narducci è stato riconosciuto da tanti testimoni già coinvolti nella storia del mostro di Firenze e secondo questi era molto amico di Francesco Calamandrei. Frequentava le stesse prostitute che lo riconoscono e raccontano dettagli riscontrabili. Questo è il bar di San Casciano, dove Lotti e Vanni si incontravano di fianco alla farmacia dove Narducci e Calamandrei sono stati visti insieme. Era forse lui, Narducci, il dottore che Pacciani additava come prova della propria innocenza? Molti hanno testimoniato che Narducci fosse spesso a San Casciano. C'è un carabiniere della zona del lago che prestava servizio, mi ricordo, in una delle stazioni della zona di San Casciano. Vede una macchina targata Perugia e cerca di farla spostare perché era in una posizione irregolare. A custodia della macchina c'era Vanni. Lui entra in maniera abbastanza baldanzosa, da militare. Di chi è quella macchina che disturba, dice, messa male? Dal retrobottega escono fuori Narducci e Calamandrei. Dice, mia quella macchina. Dice, ma lei chi è? Dice, come... Sono Francesco Narducci, sono medico di Perugia. E dice, vabbè, allora la sposti, dice, va bene. Allora buon viaggio, buon lavoro, dottore, e se ne va. Questo è un caso.
ma altri testimoni l'hanno visto a San Casciano. Una delle prostitute presenti alle orge l'identifica tramite una sua collanina. Ci sono prostitute della zona che l'hanno conosciuto, hanno anche riconosciuto una catena che lui portava. Ha raccontato che aveva fatto viaggi in Thailandia, è vero, infatti, qualche anno prima, che aveva un motoscafo, che faceva sci d'acqua. Francesco Narducci aveva frequentato anche l'ospedale di Ponte Niccheri a Bagno a Ripoli, dove venne rinvenuto il proiettile calibro 22 10 giorni dopo l'omicidio degli Scopeti. Tanti indizi collegano Narducci ai delitti, ma bastano questi indizi per indicare che Francesco Narducci era in qualche modo coinvolto negli omicidi? Quando parliamo di questa precisione chirurgica nell'asportare il seno, il pube alle vittime femminili dei delitti, inevitabilmente la mente corre a un grande sospettato, forse dopo Pacciani il sospettato numero uno di questi delitti, che potrebbe essere l'anello di congiunzione tra gli esecutori materiali e il secondo livello. E mi viene in mente il medico perugino Francesco Narducci. La sua morte misteriosa è un indizio importante, ma non c'è la pistola fumante. Benché con la sua scomparsa cessino gli omicidi del mostro, Narducci muore da innocente. Calamandrei continua a negare di averlo conosciuto, nonostante le accuse di sua moglie, Mariella Ciulli. La moglie di Francesco Calamandrei dice dalla primavera del 1988, quindi in un periodo che non è propriamente quello dei delitti, perché diciamo che 68, 74, 81, 85, quindi dopo che i delitti sono finiti da 3 anni, accusa il marito di essere il mostro di Firenze. Il problema grosso relativamente a queste dichiarazioni della moglie di Francesco Calamandrei è che sono state fatte delle perizie relativamente a questa persona riguardo la sua salute, in cui si legge in alcune perizie, si parla in alcune perizie di schizofrenia paranoide, psicosi cronica, insorta in epoca adolescenziale, o anche psicosi schizofrenica di tipo depressivo. Il pensiero è frammentato e incoerente, una mente caratterizzata da una chiara patologia psicotica. Una persona che sinceramente andrei con i piedi di piombo ad ascoltare quelle che sono le sue dichiarazioni. Nel 2008, al termine di un processo col rito abbreviato per concorso in omicidio, Calamandrei viene assolto. Ha negato a oltranza di aver mai conosciuto Narducci. Qualunque cosa abbia fatto, nulla lo collega agli omicidi. Vengono confermate le sue frequentazioni delle prostitute e di Salvatore Indovino, ma i PM Paolo Canessa e Alessandro Crini non ricorrono in appello e l'assoluzione diventa definitiva. Il GUP De Luca dice che l'ombra nera, la chiama così, della posizione di Calamandrei, quella per la quale Calamandrei è stato prosciolto con formula dubitativa, con la formula dell'incertezza degli elementi a carico, riguarda proprio la figura di Francesco Narducci. Francesco Calamandrei muore nel 2012. L'unico ad essere stato processato come mandante dei delitti del mostro muore da innocente. Giuliano Mignini continua ad indagare il collegamento fra la strana morte di Narducci e la potente massoneria perugina, anche dopo il processo Calamandrei. La presunta cospirazione sembra estendersi ai più alti livelli della società, ma l'indagine non verrà mai approfondita. È innegabile che, ed è emerso dalle indagini, che la massoneria parlò, discusse di questa vicenda al suo interno e prevalse una certa linea, cioè ne parlò, anche perché la vittima era un massone, il babbo era massone, lo era il suocero, lo era il suocero del fratello e gli altri suoi possibili contatti lo erano anche loro, quelli di Firenze, in gran parte.
Quando nel 2007 Mignini presenta il caso Narducci in tribunale, si comincia a tracciare un triangolo della morte che si estende da Perugia a San Casciano a Vicchio con Firenze nel mezzo. Il caso Narducci viene chiuso con la caduta in prescrizione del reato di occultamento di cadavere, ma viene accettata la tesi dell'omicidio del dottore Perugino e quindi dello scambio di cadavere. Narducci è stato ammazzato, questo lo dice una perizia medico-legale ed è supportata da una sentenza. E la morte di Narducci non è casuale, la morte di Narducci avviene esattamente un mese dopo l'ultimo degli 8 duplici omicidi attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze, vale a dire l'omicidio della coppia di francesi avviene l'8 settembre del 1985, Narducci scompare l'8 ottobre dell'85, esattamente un mese dopo. E se è vera allora la pista esoterica, dobbiamo riflettere sulle date che per loro sono molto importanti. Una partecipazione diretta del Narducci ai fatti fiorentini non possono esserci elementi di prova certi, perché gli elementi di prova si sarebbero dovuti acquisire quando Narducci era in vita. All'epoca Narducci è morto. Perché è stato ucciso? Perché la sua morte è stata coperta con un'altra morte? Ecco, su questo gli unici passi in avanti che era possibile fare sarebbe stato quello di individuare chi ha voluto favorire questa falsità di morte. Il caso si arena su un binario morto. Carlo Lucarelli, pubblicità, poi vengo da te. Carlo Lucarelli, cito soltanto un particolare, la strana morte di Pacciani addosso al quale viene trovato quello straccio che corrisponde esattamente a quella specie di grembiulino che anche Narducci indossa quando viene riesumato il cadavere e si scopre che c'era stato uno scambio con un'altra persona morta per tentare di coprire quello che in effetti era stato un assassinio. Qui, siccome l'inchiesta su Narducci si arena in un conflitto tra procure, diciamo che c'è più che il sospetto che qualcuno abbia voluto insabbiare il collegamento tra Perugia, Narducci e il mostro di Firenze. Beh sì, c'è il sospetto sicuramente. Sono due cose strane in effetti. Hai due persone che sono state uccise all'interno di un contesto che è tipicamente da mistero italiano, che sono nei casi che abbiamo raccontato anche noi tante volte, ci sono delle morti che sono anche dei segnali. Allora magari Pacciani che muore con un grembiulino significa qualcosa, forse. Ma anche la morte di Pacciani è come è stata descritta e come ne abbiamo visti tanti di strane storie dei cosiddetti misteri italiani, in cui c'è una persona sottoposta a un processo che non parla, perché i processi sembra che vadano bene, Pacciani viene condannato in prima istanza ma già si sa che sarà assolto nella seconda. Poi quando le cose cominciano ad andare male, magari sembra che minaccino di parlare, qualcuno gli offre un caffè e muoiono. Ora Pacciani probabilmente non beveva il caffè come Gaspare Pisciotto, Michele Sindona, però ti fa pensare che sia una cosa del genere. Ecco, tutti questi legami andavano sicuramente approfonditi, ho fatto salvo ovviamente, come avete detto, ci sono persone che sono morte innocenti, allora va bene, mettiamo da parte le persone, però tutti questi legami qui, tutti questi segnali o sono un delirio che ci siamo sbagliati fin dall'inizio o se no devono essere indagati. Finché non sono indagati rimangono degli enormi misteri che ci danno fastidio. Senti, un'ultima domanda. Secondo te si arriverà a scoprire chi è davvero il mostro di Firenze oppure dobbiamo considerare anche questa storia una storia che galleggerà, diciamo, nella memoria senza una soluzione?
Allora, do una risposta ben precisa perché ci ho pensato, perché è uno dei casi insomma, che mi ha sempre coinvolto in qualche maniera. Ci ho scritto tanto, l'ho studiato, eccetera. Poi io avevo 20 anni in quell'età lì, in quegli anni lì. Non stavo a Firenze, ma stavo a Faenza, che era lì vicino, e avevamo paura anche lì, no, che arrivasse il mostro. Però al di là di questo, io sono sempre stato ottimista rispetto ai cosiddetti misteri italiani. Sono sicuro che arriveremo alla verità ultima su Bologna, che avremo tutte le verità e le certezze su Ustica. Li risolveremo tutti i misteri italiani. L'unico mistero che penso che rimarrà tale, mi dispiace dirlo, è questo qui. Perché se magari è morto il mostro, il cosiddetto mostro di Firenze, e se magari sono riusciti a recidere i legami, no? Quei legami che si intrecciavano con tutta una serie di morti, o troviamo la pistola a casa di qualcuno e questo qualcuno parla, o se no ho paura che rimarrà un eterno mistero italiano. Che è una cosa brutta, perché il mostro di Firenze è uno di quei casi, di quegli snodi nella nostra vita, nella nostra storia, per cui fino a quel momento potevamo dire, sbagliando, da noi certe cose non succedono. Da quel momento in poi siamo stati costretti a dire no, fermi, anche noi siamo così. E mi dà fastidio che rimanga irrisolto, naturalmente. Carlo Lucarelli, grazie di essere stato con noi. Ma la nostra storia continua, non abbiamo finito, perché adesso vi facciamo vedere come le persone che indagavano, cioè che ostinatamente volevano andare a fondo di questo mistero, parlo di Giuttari, parlo del magistrato di Perugia, di Mignini, vengono sottoposti a una serie di azioni che tendono a non soltanto a minacciarli, ma a renderli in qualche modo inoffensivi e comunque a farli uscire fuori da questa indagine. Guardate. Sono passati 22 anni dalla morte di Nadim Oriot e Jean-Michel Karchvili. Ora a finire nel mirino sono gli inquirenti che indagano sul cosiddetto secondo livello. Ho dovuto subire anche delle minacce, anche gravi di morte, degli attentati personali. Basti considerare che una mia autovettura privata, una mattina l'ho ritrovata con le 4 gomme tagliate. Minacce di morte che, devo dire, non avevo registrato negli anni precedenti, in cui avevo avuto modo di indagare e di distinguermi personalmente, anche andando a testimoniare in quei processi, nella lotta all''Ndrangheta e nella lotta a Cosa Nostra, alla mafia siciliana. Mi chiedo a chi stava dando fastidio questa inchiesta sui possibili mandanti. Viene chiusa la SAM, la squadra antimostro, ma su insistenza di Mignini viene creato nel 2004 il gruppo investigativo delitti seriali, o GIDES, qui nel palazzo noto come Il Magnifico. Giuttari insiste per nuovi accertamenti, in particolare sui reperti trovati da passanti vicino agli scopeti nei giorni dopo l'omicidio dell'85. In un faldone del pubblico ministero di Firenze, il mio personale trova una busta contenente un fazzolettino intriso di sangue e un paio di guanti da chirurgo. Scrivo tutto l'esito di questo rinvenimento e devo dire che questo mio atto suscita la reazione del PM fiorentino, il quale non gradisce questo mio interesse, dicendo no, ma questo non c'entra niente, può essere un depistaggio, ma poi che fai? Vuoi indagare su di me? Giuttari chiede un'analisi del DNA che nel 1985 non era disponibile, ma non riceve mai i risultati. Ci vorrà l'apertura di un nuovo filone di indagine e un nuovo procuratore perché si venga a sapere che il sangue è delle vittime, un dato che suscita ulteriori sospetti perché sono di tutt'altro gruppo sanguigno. Poi avviene l'impensabile. Avvisato dal suo superiore che gli è stato intimato di non indagare su certe persone importanti, Giuttari passa l'informazione a Giuliano Mignini, che denuncia Ubaldo Nannucci, l'allora procuratore capo di Firenze, con l'accusa di avere rallentato le indagini.
La procura accusa Mignini e Giuttari di abuso d'ufficio e sequestra la documentazione sul caso Narducci, che viene bloccato per 7 anni dal conflitto fra procure. Nessuno dei PM coinvolti nell'indagine ha accettato di essere intervistato. Il PM di Perugia, Mignini, ed io nel mio ufficio veniamo perquisiti dalla procura di Firenze con ipotesi di abuso d'ufficio per alcune intercettazioni che avevamo eseguito e che stavamo eseguendo su delega del GIP di Perugia. Ebbene, nell'occasione è stato sequestrato tutto il materiale investigativo che riguardava la morte di Francesco Narducci. Benché dopo il ricorso verrà restituita la documentazione, l'indagine è sostanzialmente ferma. Mignini e Giuttari vengono assolti, anche se 7 anni dopo, e viene assolto anche il procuratore capo di Firenze Nannucci. È la fine del filone Narducci-Calamandrei, è la fine della ricerca dei mandanti. Mentre si svolgono le lotte interne alla magistratura, Mignini e Giuttari vengono a sapere che è in corso un depistaggio riguardante la cosiddetta pista sarda, abbandonata nell'89. In questa vicenda si sono registrati tanti depistaggi. E direi che il primo più grande depistaggio, da quello che ho potuto capire già dalle primissime letture degli atti, è stato quello di aver voluto nell'82 valutare la cosiddetta pista sarda sulla base di una identità di proiettili dei duplici utilizzati nei duplici delitti fiorentini con quelli utilizzati nel delitto del 68. Nel 2006 Mario Spezzi, giornalista della Nazione e veterano delle indagini sul mostro, sostenitore della pista sarda e scandalizzato per la perquisizione della casa del suo amico Calamandrei, decide di coinvolgere un famoso scrittore americano nel tentativo di dimostrare che uno dei figli dei sardi indagati è il mostro. Intercettato dagli inquirenti, Mario Spezzi viene successivamente accusato di depistaggio e condannato per calunnia. La pista sarda è una strada che per tutti gli inquirenti è andata a morire. Per Mario Spezzi no. Mario Spezzi ha scritto, è stato accusato e condannato di aver depistato. Perché o era convinto della sua teoria o era dentro. Il caso sembrava ad un punto fermo. Michele Giuttari, costretto alle dimissioni, redige un ultimo rapporto sulle indagini svolte dal GIDES. Ma nel 2015, 30 anni dopo l'ultimo omicidio, il PM Canessa apre un nuovo filone di indagine, questa volta nei confronti di Giampiero Vigilanti, che ha denunciato il furto delle armi che possedeva e dell'anello dei Parà della Legione Francese. E adesso andiamo sul capitolo di Giampiero Vigilanti. Ma prima, come avete sentito, cosa diceva? Avete sentito quello che diceva Giuttari? Ci sono da una parte i proiettili, e quella è materia della polizia scientifica, e dall'altra ci sono reperti con delle tracce di sangue. Certamente all'epoca delle indagini sul mostro, parlo degli anni Ottanta, le indagini sul DNA non c'erano e quindi non era possibile andare a fondo, usare quei reperti nel modo più corretto. Oggi invece si può. Sentite che cosa dice il professor Emiliano Giardina, che è un genetista, ma è soprattutto l'uomo che fu capace di isolare il DNA del cosiddetto ignoto 1, cioè l'assassino di Yara Gambirasio, eccola qui alle mie spalle, che poi fu identificato in Massimo Bossetti. Sentite il professor Giardina cosa dice. Il
DNA non si cancella, il DNA si conserva e questo ci garantisce la possibilità che se c'era qualcosa su quei reperti, qualcosa di interessante che all'epoca non siamo riusciti ad analizzare, oggi riusciamo invece ad analizzare. Riusciamo ad analizzare piccolissime quantità di materiali, tracce invisibili all'occhio nudo, sono quelle tracce che noi chiamiamo latenti, che possono essere evidenziate attraverso delle luci speciali. Riusciamo ad analizzare tracce anche di due, tre sole cellule e riusciamo a dire a chi appartengono. Per questo è fondamentale l'utilizzo di queste moderne tecniche anche per risolvere quei casi che ieri, con le tecniche che erano allora disponibili, non è stato possibile risolvere. Coincidenza vuole che proprio in questo momento i miei collaboratori stanno proprio lavorando le tracce che abbiamo rilevato nel caso dei cold case di Milano. Le stesse tecniche possono essere utilizzate anche nel caso del mostro di Firenze, di tutti quei casi dove esistono dei reperti. Abbiamo recentemente pubblicato un lavoro molto importante perché abbiamo sviluppato una tecnologia innovativa in grado di determinare non soltanto dalle tracce biologiche il profilo genetico che ci serve per capire a chi appartengono, ma possiamo anche direttamente da quelle stesse tracce determinare le caratteristiche fenotipiche, ovvero il colore degli occhi, il colore dei capelli, il colore della pelle. Con elevato grado di probabilità possiamo dire anche quali erano e quali sono le sembianze del soggetto che ha lasciato quella traccia biologica. Oggi la genetica forense può essere utilizzata non soltanto per confermare una ipotesi, ma anche per fornire una ipotesi investigativa, ovvero per essere essa stessa strumento di indagine. Quindi incredibile, addirittura se oggi riuscissimo a fare, se qualche magistrato volesse consentire ai genetisti di lavorare sui reperti che sono rimasti dei delitti del mostro di Firenze, si potrebbe arrivare addirittura a ricostruire le fattezze, le sembianze del mostro di Firenze. Ma intanto c'è l'ultimo capitolo di un'indagine che tuttora per noi è aperta, che è quella che riguarda l'ex legionario Giampiero Vigilanti e il medico Francesco Caccamo, un capitolo che si è chiuso, come dicevo all'inizio di questa maratona mostro, nell'autunno del 2020. Guardate che cosa succede, che cosa è successo e perché Giampiero Vigilanti è entrato dentro questa inchiesta. Giampiero Vigilanti aveva passato 5 anni nella legione straniera. Aveva una fedina penale per omicidio, violenze, spiava i maschi nei bagni pubblici e soprattutto sembra sia stato complice di Pacciani in un delitto del 51. Il nome di Vigilanti, numero 38 della lista dei sospetti dell'85, era già venuto fuori nel primo processo a Pietro Pacciani. La sua casa era stata perquisita e si erano trovati 176 proiettili Winchester calibro 22 e un'arma high standard americana che usava per andare al tiro a segno con un porto d'armi regolare. Quando venne fuori la notizia che era indagato, Giampietro Fiore, inviato della rivista Giallo, andò a trovarlo. Posso ritenere, alla luce della documentazione che ho consultato in questi anni, che sicuramente Giampiero Vigilanti abbia avuto un ruolo in questa storia. Lo dico perché Giampiero Vigilanti è il sospettato numero 38, secondo la squadra antimostro. Pacciani è il numero 31. 8 giorni dopo l'ultimo dei duplici delitti, i carabinieri vanno a bussare a casa dei vigilanti e nel decreto di perquisizione c'è scritto che è ritenuto persona coinvolta e o identificabile nel mostro di Firenze. In questa intervista audio conferma quanto detto al giornalista Stefano Brogioni della Nazione pochi mesi prima. Lei se la ricorda quella sera che cosa stava facendo in quella zona? Era andato con Narducci a fare un giro? Sì, si era andato a fare un giro in macchina, ma nulla di particolare.
verso le 8 di sera lui si colloca nei pressi del luogo del duplice delitto e viene fermato, mi riferisce, dai carabinieri. Sia lui che Narducci, mi dirà, sono molto agitati, sono molto preoccupati. Allora io sono incuriosito, perché preoccuparsi di un posto di blocco? I carabinieri, voglio dire, non è che sono delle persone cattive, questo è quello che io cerco di trasmettergli e di ottenere risposte in tal senso. Lui mi dice, no, eravamo preoccupati perché in queste storie non si sa mai come va a finire. Allora io gli chiedo, ma quali storie? Perché lei già sapeva alle 8 di sera che avevano ammazzato delle persone, perché è preoccupato se non ha fatto nulla? Per molti vigilanti calza a pennello con il profilo dell'FBI fatto nell'89. Alto, con esperienza militare, freddo, misogino e a suo agio sia nelle zone di Vicchio e Borgo San Lorenzo che fra Prato e San Casciano, e abitante a Prato, equidistante dalle due macro aree degli omicidi. Vigilanti mostra poco rispetto per gli investigatori. È lui che in tutti questi anni, nel silenzio più totale delle indagini svolte dalla Procura di Firenze, viene addirittura quotidianamente convocato presso la caserma dei carabinieri dall'allora pubblico ministero Canessa. Me lo dice il vigilante, dice, ci sono andato decine e decine di volte, mi chiamava, mi mandava a prendere dai carabinieri, andavamo là, stavamo insieme e tornavo a casa alle 5 di sera. Ecco, voglio dire, che si sono detti in tutti questi anni Giampiero Vigilanti e Canessa? A me non mi hanno mai fermato neanche un quarto d'ora. Sai, un quarto d'ora mai. Sì, ma dico nella peggiore delle ipotesi, che in carcere... Non mi fa più nulla, no. Non può andare, voglio dire. L'ha detto il giudice anche. Cosa? Canessa. Uh-huh. Non ha risolto nulla anche lui. Ogni tanto chiama, saluta. E venivano a prendermi, lui mi telefonava il giorno prima se io potevo andare giù. Sì. E io andavo la mattina all'8, venivano a prendermi e mi riportavano la sera verso le 5. Malgrado tutti questi indizi, fra cui l'auto simile a quella che venne vista la sera dell'omicidio dell'ottobre 1981, le munizioni e la collezione d'armi, i suoi trascorsi criminali, Giampiero Vigilanti non viene indagato ufficialmente prima del 2017. Nel 2019, dopo la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, viene resa pubblica questa foto. Si tratta dell'impronta di un anfibio lasciata sulla scena dell'omicidio dell'ottobre 81. Somiglia alla suola degli scarponi in dotazione all'esercito francese. Inoltre viene svelato il documento rinvenuto nel faldone del SISDE, redatto nell'85 e fino al 2018 sconosciuto agli investigatori. L'ultima delle persone che sono state indagate per questo caso ha fatto diverse dichiarazioni, sia ai magistrati, sia alla stampa, forse anche troppo alla stampa. Vengono fuori tutta una serie di dettagli, viene fuori forse un suo coinvolgimento in questi omicidi, ma non si sa se sono le dichiarazioni genuine di questa persona o se i giornali hanno magari preso delle suggestioni che sono emerse in questi colloqui. Io questo chiaramente non lo posso sapere. Questa persona dice tutta una serie di circostanze molto interessanti che chiaramente devono essere approfondite e bisogna far chiarezza. Il vigilante, appunto, quando gli viene perquisita casa, conserva anche l'articolo del duplice omicidio del 74 e da quello poi ad andare avanti. Quindi ritengo che già questo possa bastare a far pensare che il vigilante abbia un interesse specifico. O è un grande appassionato di cronaca, è un grande appassionato dei delitti seriali, ma nel 74 non poteva sapere che quei delitti sarebbero poi sfociati in tanto altro sangue.
La superficialità degli investigatori dell'epoca viene ulteriormente dimostrata dall'incredibile ritrovamento nel 2018 di due ogive di proiettili sparati dal mostro che erano rimasti nel cuscino e nel piumino della coppia. Vengono sottoposti alla prova del DNA, sempre su pressione del nuovo avvocato delle famiglie francesi, ma non viene trovata alcuna traccia. Si fanno accertamenti anche sulle buste inviate ai magistrati contenenti minacce di morte. Il risultato degli esami indica un maschio ignoto come emittente con gruppo sanguigno A positivo. Si torna ad esaminare il fazzoletto intriso di sangue e viene rilevato il DNA delle vittime degli Scopeti di gruppo sanguigno A e 0, ma non si fa più riferimento alla macchia di sangue del gruppo B rilevato nella prima perizia dell'85. Se non era sbagliata la prima perizia, ci deve essere una terza traccia di DNA. A chi appartiene questa terza traccia? Incredibilmente si viene a sapere che non venne mai prelevato il DNA di Lotti e Vanni, quindi non si saprà mai se le tracce biologiche dei cosiddetti ignoti siano loro. Dopo molti anni si ritrovano degli stracci sequestrati a casa di Salvatore Vinci, persi per anni e rinvenuti solo nel 2019. Infine scoppia lo scandalo attorno al proiettile trovato nel giardino di Pacciani. Le striature di sparo erano state artefatte. L'oggetto non è neanche stato sfiorato dalla canna di una pistola. Chi voleva Pacciani come unico solitario colpevole? Soltanto ora ci si domanda qual era quindi il rapporto fra vigilanti, i compagni di merende, Narducci e l'alta società che frequentava le ville di San Casciano. Ma prima di concludere, questo paese non è un paese, diciamo, esente da delitti seriali. Ce ne sono stati molti, ci sono molti serial killer e Flaminia Bolzano, una criminologa, ci aiuta a capire chi sono, quali sono e in che rapporto il mostro di Firenze con questi casi. Guardate. Il fenomeno dell'omicidio seriale ha avuto una rapida diffusione in tutto il mondo e, contrariamente a quello che possiamo immaginare, già la storia ci rimanda profili di criminali che possiamo assimilare a tutti coloro i quali oggi classifichiamo con il nome serial killer. Per parlare di assassini seriali, in letteratura facciamo riferimento ad un criterio specifico, cioè tutti quei soggetti che uccidono almeno tre vittime in un intervallo di tempo piuttosto distanziato, connotato da un raffreddamento emotivo. Nel caso specifico però possiamo provare anche ad analizzare quelli che sono i fenomeni relativi all'omicidio seriale in Italia e possiamo azzardare anche l'inserimento di soggetti che magari sono stati fermati prima, come ad esempio Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, che ha ucciso due vittime, ha sfidato, se vogliamo, in un certo qual modo anche gli inquirenti inviando delle lettere, e anche questo è un fenomeno, se vogliamo, abbastanza diffuso rispetto a questa casistica. Sono diversi i serial killer italiani che sono balzati alle cronache per l'efferatezza dei loro agiti, e tra questi appunto possiamo annoverare Luigi Chiatti, Gianfranco Stevanin, il cosiddetto mostro di Terrazzo, assassino di prostitute. Maurizio Giuliano, che nei primi anni 80 ha subito diverse incarcerazioni, è stato poi recluso all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario dove si è attribuito addirittura 7 omicidi. È stato condannato solamente per 2 di questi e successivamente, prima di morire per un infarto miocardico, ha ucciso il compagno di cella nell'ospedale psichiatrico giudiziario in cui era recluso. Rispetto al caso del mostro di Firenze possiamo operare una serie di differenziazioni importanti, anzitutto perché qui siamo di fronte ad un autore che ancora oggi rimane sconosciuto, mentre negli altri casi abbiamo un'anamnesi piuttosto completa che ci rimanda anche ad una serie di aspetti relativi al background sociale, culturale, agli aspetti di personalità, agli eventuali vizi di mente di questi autori. Ma rispetto al mostro, quello che possiamo dire oggi è che certamente si tratta di un soggetto organizzato che ha pianificato con grande attenzione questi delitti, ha scelto meticolosamente le scene del crimine e ha individuato una categoria vittimologica ben precisa, le coppie.
Oggi che cosa rimane di tutto questo? Sicuramente un profilo che vede il soggetto come un autore unico, ma anche un'inchiesta che ha individuato autori a più livelli. Ha collocato, se vogliamo, alcuni di questi elementi a dei piani molto molto alti e ci ha portato ancora ad oggi ad avere dei grandissimi interrogativi rispetto a chi possa essere realmente l'autore dei delitti di Firenze. Certamente non Pietro Pacciani, che non corrisponde al profilo che fu redatto all'epoca dall'FBI, dalla squadra antimostro, e al profilo che anche io sono stata in grado di fare sulla base delle informazioni di cui disponiamo oggi. Insomma, tra indagati, imputati, condannati, assolti, errori, depistaggi e sospetti, la storia del mostro di Firenze è sicuramente uno dei più grandi fallimenti della giustizia italiana. Ma è un fallimento per incapacità o perché non si è voluta scalare la famosa scala dei sospetti per arrivare a quel livello superiore? Geograficamente gli omicidi formano un arco da nord-est a sud-ovest di Firenze, mentre le distanze da Mercatale, casa di Pacciani, ai luoghi dei delitti dell'81, 82, 83 erano di pochi chilometri. Il primo e il penultimo delitto distavano ben 60 chilometri da Mercatale, a nord, ma vicino a casa della madre di Vigilanti. Le due zone di uccisione sono equidistanti da casa sua a Prato. Pacciani e Vigilanti conoscevano la zona del Mugello come le loro tasche. Chi veniva da sud, da Perugia, avrebbe usato Bagno a Ripoli come snodo stradale per andare a nord-est o a sud-ovest. C'è anche da considerare che alcune delle vittime potevano essere conosciute al mostro o al gruppo omicida. Susanna Cambi, uccisa nell'81 a Calenzano, vicino a Prato, con il fidanzato Stefano Baldi, si era lamentata di essere pedinata. La sua migliore amica, Elisabetta Ciabani, viene uccisa meno di un anno dopo, mentre si trova in vacanza in Sicilia. Un ennesimo omicidio irrisolto. Stefania Pettini, vittima dell'omicidio del 74, insieme al suo ragazzo Pasquale Gentilcore, abitava vicino alla famiglia Vigilanti e alla stazione di Vicchio, la stessa stazione dove 10 anni dopo lavorava come barista Pia Rontini, pedinata dall'uomo con l'anello e poi assassinata con il fidanzato Claudio Stefanacci. Non sembra nemmeno un caso che i due giovani tedeschi vengano uccisi accanto ad una delle ville chiacchierate per festini a luci rosse e che Giampiero Vigilanti abbia lavorato presso la fabbrica tessile dell'uomo che ha trovato i loro corpi. I due francesi uccisi dal mostro o dai mostri sono stati visti a una festa dell'Unità il 6 settembre, dove era presente anche Pietro Pacciani. Sembra che le vittime fossero conosciute da più persone connesse agli omicidi, una comunità di assassini e pervertiti che collaboravano fra loro e uccidevano chi voleva parlare. Il collegamento fra le persone indagate non è solo geografico. Tutti soffrivano anche di una devianza sessuale con tratti sadici. Ma qual è il collegamento fra la squadra omicida e la setta? Chi era l'anello di congiunzione e chi nell'alta società fiorentina sapeva e copriva? Di certo, l'archiviazione dell'indagine su Vigilanti stupisce. Da un lato si chiude un caso ignorando gli indizi sull'ex legionario, mentre dall'altro si apre un fascicolo sulla falsificazione del proiettile che è la prova regina contro Pacciani. Rimane un cold case italiano. Questo, diciamo, personalmente mi ha sempre affascinato e mi ha spinto anche a me nel tempo a proseguire il lavoro che mio padre aveva fatto, perché incuriosita da questo caso che tuttora appunto irrisolto, ma che suscita nell'opinione pubblica, nelle persone, tantissimo interesse. Non a caso anche su Facebook ci sono blog, ci sono gruppi di ricerca e le persone amano sapere la verità. Il problema grosso di questa vicenda, secondo me, è che si sviluppa per ormai 51 anni. Cioè, io credo che sia uno dei casi giudiziari
almeno in Italia non mi risulta che ce ne siano altri, che si sviluppa per così tanti anni. E la sensazione, anche per chi la guarda da esterno, è che non ci sia un colpevole convincente per cui si possa mettere la parola fine. Molti testimoni sono già morti. I magistrati di prima linea sono in pensione. Ma quel che emerge chiaro è che un'indagine completa può solo svolgersi ad un livello nazionale per eliminare i grandi conflitti di interesse che convivono nella città di Firenze, di cui la prima vittima è la verità. L'ultima minaccia addirittura era giunta a casa mia. Una lettera anonima scritta al computer in stampatello in cui si diceva una riga soltanto: ogni giorno che passa più mi avvicino a lei. E quindi è qualcosa che magari un investigatore, un poliziotto che ha mandato alla sbarra i vertici di Cosa Nostra, andranghetisti pericolosissimi, condannati per sequestri di persona, magari si sarebbe aspettato da loro, ma non per una vicenda sui possibili mandanti del mostro di Firenze, a Firenze. Ecco, quindi è qualcosa che, come dicevo prima, continua a farmi riflettere e penso che debba far riflettere tutte le persone desiderose di verità e che amano la giustizia, quella vera. Quella con la G maiuscola. Il primo omicidio attribuito al mostro avviene mezzo secolo fa, ma non si è mai arrivati ad una soluzione convincente. L'indignazione popolare per la morte di tanti ragazzi e ragazze è piano piano svanita con gli anni. Qui era in male immenso, in male assoluto. L'accidia totale, veramente. Disinteressarsi di persone buone, ucciderle in maniera vigliacca, farla franca, riderci sul dolore. Mi sono detto, di fronte a tutto questo dolore, cosa puoi fare per cosarlo? Di fronte a tutto questo male, qualcuno il bene lo deve fare. Come puoi reagire? Non con la rabbia. Qualcuno la verità la deve dire. Devi reagire con il bene, non è possibile. Tutto sto male non può reagire con il male, con altro male, no. Devi fermarlo. Ho detto, basta, finisce tutto con me. Io devo trovare la forza di capire tutto e dire tutto, mettere tutto insieme. Se sono qui dentro, se non ho perso la testa, se non mi hanno ucciso, se me lo dà anche la facoltà, ti voglio dire di capire, c'è un motivo. Perché devo fare questo lavoro. Sono l'unico in grado di farlo e lo devo fare, devo dare voce a tutti. Capito? Se no sarebbe rimasta una cosa, rimarrà impunita perché non ci sarà proseguo in giudiziario, questo ne sono ben certo. Però una verità storia ci deve essere. Dopo 50 anni, la giustizia ha dimostrato di non essere in grado di far emergere la verità, incapace di affrontare i propri fantasmi con una coscienza pienamente pulita. Che cosa rimane? Nella memoria, 16 vittime attribuite al mostro e altre 16 senza un colpevole. Un pugno di pallottole marca Winchester calibro 22, lotto H nelle mani della polizia scientifica, insieme a una pistola calibro 22 arrugginita, ritrovata nell'area di servizio lungo l'autostrada, e poi il sospetto che tutti i depistaggi, gli errori e anche i freni che vengono messi a proseguire le indagini abbiano, diciamo, un interesse superiore, proprio quello di non arrivare al colpevole. Ma c'è anche la genetica che promette, ammesso che i magistrati vogliano farlo, di dare addirittura un volto al vero mostro di Firenze. La nostra maratona però non finisce, perché tra poco c'è un film dalla realtà alla fiction, Hannibal di Ridley Scott, con un inevitabile protagonista, Anthony Hopkins. Tra poco, dopo la pubblicità. Nei
giorni del processo Pacciani, il romanziere americano Thomas Harris, che aveva creato il personaggio di Hannibal Lecter, reso famoso dal Silenzio degli Innocenti, si trasferì a Firenze per seguire le udienze. Il risultato è un film di Ridley Scott con un cast stellare: Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman e poi anche tra gli italiani Giancarlo Giannini, Fabrizio Gifuni, Francesca Nieri, Ivano Marescotti. E insomma, per chiudere il capitolo sul mostro di Firenze, questa lunga maratona che abbiamo costruito per voi questa sera, non c'era nulla di meglio. Buona visione. Hannibal.